Your line is now unmuted. E buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Salve, salve, salve. Perfettamente in orario, più o meno, ma ci siamo. Benvenute e benvenuti a tutti all'interno di questo webinar, primo della nuova stagione, dedicato a WordPress. Allora, innanzitutto do il benvenuto a quelli che conosco e a quelli che non conosco. E nulla, questa sera appuntamento, terzo appuntamento della nuova stagione, completamente dedicato al nostro software di fiducia. E sto audio non funziona bene, mi sentite? Ciao Matteo, come mi sentite? È un problema di Matteo o c'è qualcun altro che non mi sente bene? Male, bene, non benissimo, ok, spernacchiante. Allora, in realtà qui ho chiuso un po' tutto, quindi essendo... Ok, d'accordo Marco. Sì, lo so Simo, no vabbè, in realtà in questi giorni è andata abbastanza bene. Cerchiamo un attimino di vedere se migliora, se no eventualmente, come vi avevo detto, c'ho la piattaforma di... come si dice? Il piano B, ecco, mettiamolo così. Provo a diminuire un po' il volume, vediamo se migliora la situazione. Così come va? Meglio, peggio? Meglio? Ok. Eventualmente abbasso ancora un po'. Allora, dicevo, l'appuntamento di questa sera è un appuntamento particolare perché, alla pari del webinar legato al social media marketing, cercheremo insieme comunque di tirare le fila di tutte le cose che ci siamo detti nei webinar passati, ma soprattutto cercheremo di farlo in maniera diversa. Questo perché? Perché, come vi avevo anticipato un paio di sessioni fa, in effetti questi webinar di gennaio, oltre a darvi contenuti comunque a utilizzare questi appuntamenti per confrontarci, ci servono anche a rilanciare la serie di webinar che porterò avanti da febbraio insieme a voi, insieme a chi vorrà affiancarsi, che saranno di una tipologia leggermente differente, e cioè, al contrario di questi singoli eventi che stiamo vivendo insieme a gennaio, da febbraio ciascun tema sarà sviluppato singolarmente, non in un solo webinar, ma in più webinar, come se fossimo effettivamente all'interno di una scuola. Cioè, ho pensato che per ottimizzare i contenuti e non stare sempre lì a dire le solite fregnacce tutte concentrate in un'unica lezione, ormai, voglio dire, quei webinar ci sono su WordPress, quindi è inutile ribattere sempre alla stessa maniera, semplicemente ci saranno una serie di appuntamenti che di settimana in settimana porteremo avanti, creando un percorso comunque didattico completo. E parlando di WordPress, qualcuno di voi si ricorderà del workshop legato a WordPress di un annetto fa, in effetti era marzo 2013 se non ricordo male, legato a Creamy Wonderland, un'identità aziendale che mi ero inventato io di sana pianta. Addirittura mi ero inventato il brief, insieme abbiamo creato il logo in un'altra sessione precedente, avevamo installato una piattaforma e bene, l'ho praticamente aggiornata questa piattaforma e la utilizzeremo per una serie di appuntamenti dedicati a WordPress che in ogni puntata porteranno avanti all'interno, diciamo, di questo dominio che ho comprato per l'occasione, questa identità fittizia di questa azienda, per far capire dall'inizio, proprio dalle basi strategiche, come si sviluppa un sito. E questo sito ovviamente all'interno avrà l'impossibile, cioè nel senso che è già comunque un tema premium che ho comprato per questo workshop, che possiede al suo interno un sistema di e-commerce basato su WooCommerce. Ma vedremo insieme per esempio gli extra di quel plugin, come si ottimizza il tema, come lo si compone, come lo si fa crescere. Insomma, creeremo un vero e proprio progetto didattico seguendolo proprio dalla A alla Z. E avendo comunque tutti i materiali dei precedenti workshop sviluppati insieme a voi, ci confronteremo con una realtà aziendale che, per quanto possa sembrare fittizia, ve ne accorgerete, qualcuno di voi già lo sa, è assolutamente arricchita di ogni singolo dettaglio a disposizione di un'azienda che davvero viene da noi e ci commissiona quel sito. E l'appuntamento di questa sera, in effetti, per congiungersi a tutto ciò che ci siamo detti, ho voluto organizzarlo in una maniera un po' particolare. Lo scopo infatti non sarà semplicemente fare ciò che già altri 100 blog hanno detto, le novità di WordPress 3.8, sì, scambieremo qualche parolina, ma alla fine chi se ne frega, voglio dire, basta andare su Google, scrivere le novità di WordPress 3.8 e avete il mondo davanti. Quello che più ci interessa in realtà è innescare quello strumento di lavoro che è WordPress all'interno di uno scenario funzionale. Lo ridico in maniera meno figa, ma più significativa. Il concetto è: WordPress è bello, è figo e fa i botti.
però bisogna saperlo utilizzare e bisogna soprattutto ragionare prima di lavorarci in una certa maniera. Ma lo scopo di questo webinar è anche quello di puntare a dimostrarvi come all'interno della piattaforma che tutti conosciamo esistono tantissime funzionalità che la maggior parte di noi ignora. Un esempio banale. Qualche giorno fa, in una discussione classica nel rapporto tra Joomla e WordPress, una persona mi ha detto sì, però io con Joomla posso creare i moduli di Joomla, quelli che trovate nelle colonne dei siti infatti in Joomla, e decidere in quale, per esempio, pagina mostrarlo e in quale non mostrarlo. A che io gli ho risposto, in WordPress si può fare gestendo le sidebar, ma se proprio ti interessa quella funzionalità, esistono dei plugin che ti permettono di scegliere non la sidebar, ma il singolo widget, dove esso deve apparire e dove non deve apparire. Il che magari è una sciocchezza, magari molti non ne vedranno l'utilità, ma vi garantisco che in certi casi torna comodo avere quel tipo di funzionalità. Ora, magari molti di voi si sono trovati nella necessità di utilizzare questa specie di escamotage e non sapevano come ottenerlo. La bellezza di WordPress è che scavando, cercando bene, ci offre una serie di strumenti che realmente ci permettono di fare un po' tutto. E lo scopo di questa sera è mostrarvi attraverso un bel po' di link, quindi armatevi comunque di blocco note e di browser, alcune di queste funzionalità, ovviamente all'interno, come ho detto, di una logica un po' più funzionale. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che, numero 1, sto registrando l'evento. Il resto degli eventi registrati, come sempre, li trovate su YouTube all'indirizzo che avete anche ricevuto via email, youtube.com/artlandis77, e trovate tutti i video delle sessioni precedenti. Vi consiglio di farci un salto, anche perché... Ok Simone, ma tanto comunque poi ci sarà uno spazietto in cui potrete fare le vostre domande e vediamo se magari posso rispondervi al volo dandovi un link diretto o se conosco la soluzione, quindi ho previsto anche uno spazietto per i vostri quesiti. Però mi sono perso, non mi ricordo più che stavo dicendo. Fate un salto all'interno del canale YouTube dei webinar, perché per quelli di voi che magari sono alle prime armi con WordPress, al suo interno si trovano già quei 3-4 webinar che abbiamo affrontato in passato, dove già ci siamo concentrati sullo sviluppo di WordPress dalla base fino alla sua evoluzione. Quindi dategli un'occhiata, vi può tornare comodo. Stesso discorso per le slide che raccolgono i contenuti distribuiti nei vari webinar che trovate all'interno della mia pagina su SlideShare. Anche lì mi trovate come Artlandis, ok? Non ti devi preoccupare Giuseppe, perché tieni conto che moltissima gente utilizza WordPress, ma te lo garantisco, non ne capisce più di tanto. Non pensare che tutta la gente che sviluppa siti in WordPress sia pratico di WordPress, perché ti assicuro che il più delle volte comunque combinano sfaceli. Quindi l'importante è rendersi conto che si ha bisogno di migliorare e cercare poi di migliorare, e siamo qui per questo. Altra cosa prima di iniziare... C'era un'altra cosa, ma mi è sfuggita, quindi chi se ne frega. Se non ci sono domande su questo webinar, cioè prima di cominciare, possiamo anche partire. Quindi se qualcuno ha da chiedere qualcosa prima di iniziare, è il momento di farlo. Vi ricordo, per quelli di voi che sono alla prima esperienza all'interno di questi webinar, che potete utilizzare la chat, grazie Simone, la potete utilizzare la chat in basso a sinistra per comunicare con me o anche tra di voi. Sì, vai Cosimo. Dici tutto. I pro e i contro di WordPress e Joomla. Abbiamo affrontato tante volte questa discussione. Te la faccio estremamente breve, così ci immergiamo all'interno del webinar. Premetto che WordPress e Joomla sono solo due tra i tanti CMS che troviamo in circolazione. Il concetto è che, dal mio punto di vista, Joomla è consigliato per quei siti che hanno bisogno di una certa... strutturazione, mi spiego meglio, un portale multilivello molto ricco di contenuti e che ha per esempio bisogno di una gestione avanzata di allegati, strumenti, utenti, eccetera, potremmo realizzarlo probabilmente in modo più semplice all'interno di Joomla. WordPress non è che sia meno potente sulla carta, il problema è che il vantaggio di utilizzare WordPress solitamente sta più nello sviluppo di uno strumento che è più semplice da capire per chi poi ci lavora.
Traduco un po' meglio. Joomla è più tecnico, WordPress è più semplice da capire quando realizziamo un sito e lo consegniamo al cliente. C'è anche da dire che WordPress, però, nel corso degli ultimi anni si è potenziato sempre di più. Non ti nascondo che diversi e-commerce con migliaia di prodotti, prima li facevo in Joomla, adesso li faccio in WordPress. Anche perché diciamo che WordPress, anche se ogni tanto ha le crisi e comincia ad aggiornarsi 6 volte in un mese, solitamente è più o meno stabile. Joomla in realtà spesso è preda delle sue stesse crisi di identità. C'è stato un periodo in cui avevamo tre diverse release in contemporanea, la 1.6, la 1.7 e la 2.5. Poi hanno tolto la 1.6 e è arrivata la 3.1. Questo che significa? Che mano a mano che le versioni vanno avanti, gli sviluppatori dei plugin in qualche maniera devono seguire lo sviluppo della piattaforma, il che crea qualche problema per chi magari aveva un'installazione che vuole aggiornare. E si ritrova magari con un plugin bello tosto, ricco di contenuti, che fa fatica ad essere aggiornato. È una situazione in cui mi ci sono trovato anch'io. Però, ripeto, alla fine della fiera, utilizzo questa piccola citazione che leggere spesso all'interno delle mie pagine, quello che hai è quello che hai, cioè quello che conosci, quello che sai utilizzare è quello che è. L'importante conta ciò che sai fare con ciò che hai. Quindi magari se sei bravo con Joomla puoi farci quello che vuoi. Alla pari con WordPress, se sei bravo, puoi farci quello che vuoi. Concludo, tra i due, personalmente, per tutti questi motivi e per altri che ci siamo detti tante volte, io personalmente preferisco WordPress. Ma non è una citazione mia, è quella di un film, che in realtà è un po' diversa da com'è. Guarda, ci ho fatto un'infografica che pubblicherò a breve, quindi se vuoi, clonala da là. Però stavo dicendo, il concetto è quello. Io personalmente, dopo aver sviluppato siti comunque in Joomla per anni, alla fine stanco di una serie di problematiche, mi sono rivolto a WordPress e da allora non l'ho più abbandonato e ho vissuto la sua crescita strumentale nel corso del tempo. E ti ripeto, bene o male, sono riuscito comunque ad affrontare un po' tutte le sfide che mi si sono parate davanti, inclusi i portali di e-commerce e certe situazioni particolari. Diciamo che in linea di massima è questa la mia risposta alla tua domanda. Spero comunque almeno in parte di averti soddisfatto. E qualcun altro? A quanto si vende un sito vetrina? E vabbè, questo Flavio è una domanda, diciamo, che è difficile da affrontare così perché sono tante le variabili che influenzano il costo di un sito web. Non basta dire un sito vetrina. Variabili che dipendono dalla tua velocità, dalla bravura degli strumenti che usi, dai plugin premium o free che ci inserisci dentro, dalle modifiche, quindi sono comunque creare un listino è sempre un qualcosa che va considerato a livello singolare. Allora, proiettiamoci all'interno del nostro webinar. Allora, WordPress non è un gioco. Da quante volte il cliente ti chiama, grande Giuseppe. WordPress non è un gioco. Che significa? Significa che la maggior parte degli sviluppatori che vediamo online spesso e volentieri pensano che WordPress consista nel softwareino di base, quello che ci viene dato da Automatic, l'azienda che lo sviluppa, lo installano all'interno del loro dominio e al massimo, vanno a integrare un template free, ce lo siamo detti tante volte, qualche plugin, insomma, si accontentano del minimo indispensabile. Poi c'è anche lo smanettone un po' più evoluto che ha letto da qualche parte dei temi premium, acquista il tema, lo butta dentro e ci smanetta. In realtà, lavorare con WordPress, per quanto il sistema ci possa sembrare semplice, richiede comunque a monte un po' di ragionamento. Significa strutturare comunque una strategia e soprattutto ogni tanto, come dice Simone, bestemmiare. Che significa? Significa che WordPress, è uno strumento. Il nostro scopo è sviluppare un sito, ma sviluppare un sito significa tante cose diverse. Programmarne le funzionalità, il flusso di navigazione, il modo in cui gli utenti interagiscono, gli strumenti che devono soddisfare una richiesta da parte del cliente. Insomma, entrano in gioco davvero tante problematiche e il nostro scopo è quello di disegnare su carta, tra virgolette, quello che è, anzi senza virgolette, scriverlo su carta, disegnarlo su carta, quelle che sono le funzionalità che ci servono. E vi dirò di più, sì Alessio, anche quando c'era MySpace, e vi dirò di più,
oggi come oggi è ancora più importante disegnare su carta, una cosa che pochi fanno, disegnare su carta lo schema del proprio sito per una motivazione specifica. Mentre ci siamo detti tante volte che all'interno del web esistono i temi premium, cioè dei temi grafici a pagamento che in realtà contengono a loro volta una serie di funzionalità particolari, dall'altra parte c'è da dire che questo mercato dei temi premium è diventato un business che, come qualunque altro genere di business ai suoi esordi, ha generato tutta una serie di problematiche legate a sviluppatori che creano i loro temi, li buttano nella mischia e magari non li hanno neanche testati. Parlavamo oggi proprio con Astrella di un tema che è uscito a metà novembre. Non l'ha preso il nostro cliente, quindi non l'abbiamo preso noi, l'ha scelto direttamente lui, anche se avevo sconsigliato di prenderlo visto che il tema era appena uscito. Sembrava comunque buono, sembrava rispondere a ogni necessità. Da metà novembre ad oggi avrà avuto una decina di aggiornamenti diversi, e non solo perché WordPress ha cambiato versione, ma erano correzioni di bug che continuano comunque a presentarsi. Come dico spesso, me l'avete sentito dire tante volte, non è che appena esce in una vetrina come quella di Envato un tema premium ci dobbiamo buttare a prenderlo pensando che se arriviamo primi comunque ci accaparriamo un qualcosa che ancora nessuno ha installato. La logica è esattamente l'opposto. Un tema acquistato da più utenti probabilmente tirerà fuori i suoi problemi con più frequenza. Se lo comprano in 100, è più facile che in mezzo a 100 10 problemi saltino fuori. Quindi quando troviamo un tema premium appena pubblicato, facciamo attenzione al numero di volte che è stato venduto e eventualmente alle lamentele, ai commenti da parte degli utenti, perché rischiamo di ovviamente perdere tempo. Io stesso non vi nascondo che il tema del nuovo sito dei webinar, che Dio volendo dovrei tirar fuori lunedì, ho dovuto comunque combatterci un po'. Perché? Perché l'autore del tema, siccome è un tema bello tosto, ha faticato un po' prima di aggiornarlo e quindi sostanzialmente mi trovavo bloccato tra una versione e l'altra nel timore di installare un qualcosa che poi andava a perdersi. Con Astrella qualche mese fa avevamo sviluppato il nostro sito business. Bene, appena abbiamo comprato il tema, nonostante il tema fosse già acquistato da tanti utenti, il tema è stato ritirato dal network, perché come vi ho detto tante volte, un tema premium che compriamo a $55, per esempio, è comunque in vendita nello stesso store a $2,000-3,000. Magari è piaciuto a qualcuno, ha pagato quei $2,000-3,000, il tema è stato ritirato e noi ovviamente adesso siamo costretti ad aggiornare quel tema a mano ogni volta che si crea un problema e che arriva una nuova versione di WordPress. Sono problematiche da considerare. Per questo dico spesso, non fatevi limitare dal fatto che un tema è stato acquistato anche 2000 volte in tutto il mondo. È veramente raro trovare un tema uguale a quello che abbiamo acquistato noi, per tutta una serie di motivi. Ok? Sì, ok. Quindi, detto questo, poi magari ci scendiamo un attimino più nel dettaglio, il metodo di lavoro è tutto. E stavo dicendo perché scrivere il disegno del nostro sito su carta è fondamentale. Vi do una motivazione concreta. Quando oggi acquistate un tema premium, cosa che vi consiglio sempre, solitamente quel tema contiene una serie di funzionalità. O viceversa, mi posso cercare un tema che graficamente mi soddisfi e che contenga già una serie di funzionalità. Quindi se so che mi servono degli shortcode di un certo tipo, oppure se so che mi serve un tema con un gestionale dedicato al mondo degli affitti e degli immobili, probabilmente mi andrò a cercare un tema che possieda già questa funzionalità al suo interno. Poi ho fatto questo esempio perché vi mostrerò come tale gestionale si può anche acquistare a parte. Se lo so prima, probabilmente mi facilito il lavoro perché mi andrò a pescare un tema che non solo esteticamente è già orientato, ma che contiene già gli strumenti che mi servono. Diversamente li posso trovare dentro il mondo di WordPress, andandomeli a selezionare lì dove ovviamente diciamo esiste una software house che ha sviluppato quella funzionalità. Però organizzarmi significa sapere, ecco, ottimizzare il flusso di lavoro, quindi sapere di comprare uno strumento che già ha al suo interno il 60-70% di ciò che mi serve per realizzare il sito, il resto lo soddisferò andandomi a rintracciare i singoli plugin. Quindi attenzione a questo passaggio. Altro dettaglio importante: WordPress non è un gioco.
però in tanti lo installano senza nemmeno porsi il problema, ad esempio, della manutenzione, della sporcizia del database e di altri fattori. Vi ho detto tante volte che WordPress ha un brutto vizio, che è quello di sporcare il database, nel senso che, messo a confronto con altri CMS, in tanti si lamentano del fatto che man mano che installate plugin o temi o funzionalità, vi ritrovate davanti un database piuttosto, mettiamola così, arzigogolato, cioè ricco di sporcizia, cioè brandelli di informazioni che magari potrebbero essere ottimizzati. I detrattori di WordPress spesso citano questo come un problema principale. Ma soprattutto dobbiamo anche conoscere la piattaforma, in che senso? Sapere a quali problemi andiamo incontro in tutte le fasi di creazione. Esatto, in tutte le fasi della creazione. Che significa? Significa che quando io ad esempio vado a installare un plugin, al di là del fatto che, come abbiamo detto tante volte, il sistema può saltare, quindi vi ho detto 100 volte, fate sempre un backup completo prima di lavorare, dobbiamo comunque ricordarci che, per esempio, un certo tipo di plugin può fare conflitto con un altro tipo di plugin. Esempio specifico: molti temi premium ormai al loro interno hanno una gestione degli shortcode, cioè di quelle espressioni che generano degli effetti all'interno di WordPress una volta pubblicato un contenuto, e magari nel tentativo di aggiungere funzionalità all'interno di WordPress installiamo un plugin al cui interno esiste un altro sistema di shortcode, quindi un altro insieme di funzionalità shortcode che facilmente vanno in conflitto con il primo. Ok? Attenzione, perché anche questo è un dettaglio significativo. Conoscere WordPress significa ragionare fin dall'inizio, installandolo un'installazione pulita, inserendo all'inizio i plugin essenziali, poi magari faremo una breve panoramica per capire quali siano i plugin essenziali, ottimizzando ad esempio i permalink con la struttura, magari anche banalmente inibendo il dialogo tra il nostro sito e Google finché non abbiamo finito di lavorarci su. Insomma, mi organizzo il mio lavoro facendo molta attenzione a tutto ciò che vado a fare passo passo. Io una delle prime cose che faccio, ve l'ho detto tante volte, è ottimizzare per esempio il reparto impostazioni, quindi i permalink, gli orari, tutti questi dettagli qui. Anche l'orario è importante, perché su quello poi ci si basa quando si va ad esempio a organizzare la priorità degli articoli. Sapete, ve l'ho detto tante volte, che se un articolo ne precede un altro posso modificare quell'ordine modificando la data di pubblicazione. Se l'orario all'interno della mia piattaforma è sballato, magari avrò dei problemi, o magari non ho perfezionato l'orario all'interno delle impostazioni, vado a dire a WordPress: ciccio, domani alle 9 pubblicami qualcosa, ci potrebbe essere un problema e l'automatismo sfugge. Matteo: sto cercando un tema per il mio futuro sito blog su una località di mare, avete qualcosa da suggerirmi? Vabbè, dopo eventualmente ne parliamo. Comunque, quindi voglio dire, una volta che ho toccato le impostazioni del sito, la prima cosa che faccio è andare a installare una serie di plugin di backup. Ok? Che cosa lì? Ah sì, il sito, scusami, no, non avevo capito il tuo punto. Sì Giuseppe, in realtà la checklist è già prevista e tutti i link che vi passerò, in realtà molti di più, li troverete nel benedetto sito appena lo apro, quindi avrete qualcosa come 200 link per divertirvi, promesso. Allora, stavo dicendo, perché inserisco come prima cosa gli strumenti per il backup? Perché sapete che io ho il vizio, in realtà è un vizio che mi ha salvato tante volte, di fare una copia di backup del sito e del database ogni volta che vado ad installare una serie di funzionalità nuove. Per esempio, installo il tema, ok, dopodiché faccio una copia di backup, installo alcuni plugin, li configuro e faccio un'altra copia di backup e così via, di modo tale che se succede qualcosa posso rapidamente fare un passo indietro e recuperare il lavoro fatto. Quando avete a che fare con i clienti è importante. E il backup, Cosimo, ci sono alcuni strumenti che ti automatizzano il tutto. Tra l'altro condividerò con voi un po' di strumenti e sul backup ci fermeremo un po' di più, perché ci sono un paio di cosette da dirvi. Infine, verificare gli strumenti. Attenzione anche a questo passaggio, perché verificare gli strumenti significa assicurarsi sempre, come abbiamo detto 100 volte, che temi e plugin siano aggiornati. Ci sono ottimi plugin in giro che magari rimangono fermi a due versioni fa. Ora, solitamente,
tra una versione e l'altra di WordPress, se non ci sono stati salti particolari, non ci sono grossi problemi. Nel senso che dalla 3.7.1 alla 3.8 alcuni plugin continuano a funzionare senza grossi problemi. Se dalla 3.8 dovessimo passare alla 4.0, sicuramente il problema ce lo dovremo porre. Anche se, ad esempio, nel frattempo abbiamo un sito sviluppato con il cliente, prima di aggiornarlo alla 4.0, innanzitutto aspettiamo un po' che la versione si stabilizzi e che saltino fuori i primi bug. Non fate come fanno molti miei clienti, che appena gli esce fuori la scritta è disponibile WordPress 4.3.8, cliccano e aggiornano. Poi gli si distrugge il sito e si chiedono perché. E quindi aspettate sempre un attimo per capire che problematiche può dare quella versione e magari attendere se per caso non sia rilasciata poi una versione fix bug, che vuol dire correggo l'ultima release appena rilasciata. Quindi temporeggiate un attimo. Poi fatevi il giro degli strumenti che utilizzate di più, sui quali siete più sicuri, e cercate eventualmente di capire in quale momento quel plugin può essere installato in una nuova versione. Questo ci porta anche a ricordare che i plugin più attendibili solitamente sono anche quelli più aggiornati e più seguiti dagli utenti. Quindi fate caso, ve l'ho detto tante volte, al numero di download anche dei singoli plugin gratuiti. Ma la regola vale anche su quelli premium, perché comunque io stesso, ma sono sicuro anche tanti tra voi, nel corso del tempo ho acquistato dei plugin premium che poi in realtà non eseguivano ciò che prometteva l'autore. Non so quante volte ho scovato dei bug e ho segnalato all'autore il bug e l'autore alle volte ha risposto, altre volte ha fatto spallucce quando non mi ha ignorato completamente. Alessandro, dall'ultima versione di WordPress l'aggiuntamento del core è automatico però. Sì, in realtà diciamo che lo si può anche disabilitare e ti dirò una cosa, io personalmente lo disabilito l'aggiornamento automatico, così come disabilito l'automatismo di aggiornamento dei temi. Questo perché? Proprio perché in un mondo ideale lascio tutto in automatico, ecco perché dicevo WordPress non è un giocattolo, bisogna conoscerlo. In un mondo ideale mi tengo WordPress, faccio in modo che sia tutto automaticamente aggiornato e magari mi salta il sito, ho problemi di un certo tipo, oppure un classico, hai creato il tuo tema, hai modificato lato codice porzioni del tuo tema, dici tu al tuo tema, gli dici ciccio aggiornati automaticamente, la prima sovrascrittura, ecco che ti ritorna praticamente il tema nella posizione originale. A questo proposito poi fra l'altro vi insegnerò un trucco, tra virgolette, chiamiamolo trucco ma sono banalità le cose che sto dicendo, per evitare che nell'aggiornamento del tema vi si sovrascrivano anche le modifiche di codice, soprattutto quando parliamo di CSS, che sono ovviamente le modifiche più frequenti. Ve lo dico subito qual è il trucco. Nella maggior parte dei temi evoluti, se ci fate caso, all'interno del pannello di controllo del tema c'è sempre un'area dove c'è scritto modifica il CSS qui in quest'area. Magari vi siete chiesti anche perché c'era quel tipo di area. Fino a ieri probabilmente andavamo direttamente a editare la pagina del tema e chi si è visto si è visto. In realtà avere quest'area a disposizione ci permette di sovrascrivere da quel pannello di controllo alcuni dati del CSS. Per esempio il nostro tema dice che i link sono blu. Dal pannello di controllo, nell'area di modifica del CSS, io vado a dire no, i link sono arancioni. Quando il tema si aggiornerà, il foglio di stile originale possiede ancora la dicitura il link è blu, si aggiornerà e il link rimarrà con la dicitura il link è blu. Quell'informazione che avete inserito invece nel pannello di controllo si posizionerà all'interno del database e non sarà sovrascritta dall'aggiornamento del tema, il che vuol dire che quel tema si può aggiornare anche 30 volte, che lì nel mio database da qualche parte ci sarà scritto no, i link sono arancioni. Così facendo, almeno per una parte delle modifiche che solitamente sviluppiamo, eviteremo di dover riprendere di nuovo il tema, l'ennesimo backup, e dover ricontrollare dove era la modifica del link che avevamo fatto a suo tempo e ricaricarla sul tema. Questo però ovviamente ci porta a sottolineare quanto detto prima. A mio avviso l'automatismo sull'aggiornamento è utile, ma non è comunque questa soluzione ideale per il nostro lavoro. Dipende da ciò che stiamo facendo. Se ho installato WordPress, plugin normali essenziali, e un tema che non ho toccato, allora lascio l'automatismo e chi se ne frega. Non è che sia salvo in questo caso, è chiaro, però. Se invece comunque, come capita sovente, vado a modificare un tema
dall'origine, quindi dai suoi plugin a tutto il resto, devo fare attenzione e mi conviene inibire l'aggiornamento automatico dall'interno. Simo, invece a me con l'ultimo sito mi ha fatto uno scherzo FileZilla, alcuni file del sistema non me li caricava perché... E quello è un problema che capita ogni tanto. In realtà ti conviene rivolgerti al gestore dello spazio web, all'hosting, al provider, scusami, perché in realtà solitamente sono dei problemi legati alla configurazione di cartella sul server, che ogni tanto su alcuni file, per n motivi, inizia a bloccarti proprio quel file, e che tu ci vada da server o da FTP non c'è verso. Ok? Il famoso child thing. In realtà, diciamo, la questione del child, del tema child, del tema figlio, è parecchio interessante. Molti, per esempio, ignorano cosa sia questo benedetto tema figlio. Il tema figlio, lo traduco comunque perché child team mi fa schifo come suona. Il tema figlio è molto comodo ed è facile anche da creare. Ne parleremo poi quando faremo questi webinar un po' più tecnici. Vi permette in sostanza di sfruttare il tema di base e creare una vostra variante, in modo tale che abbiate comunque una versione del tema che potete utilizzare liberamente all'interno delle vostre pagine senza dover costruirvi un intero tema di sana pianta. Alcuni comunque autori addirittura vi danno già il tema con il child attaccato. Carlo, scusate, mi sono collegato. Sì, è normale, Carlo. Stiamo fermi in quella slide. Ok? Comunque, ciao Gianpiero. Comunque, sui temi child ci ritorneremo in un altro webinar perché c'è molto da dire e credetemi, anche quella è una utilità che ci permette di sfruttare WordPress un po' meglio. Anche se, devo dirvi sinceramente, se voleste creare una variante di pagina del tema che avete acquistato, è la cosa più semplice del mondo. Poi in quel webinar ve lo spiegherò, ma è davvero una scemenza creare una variante del tema. E ve lo ritrovereste all'interno dell'elenco della pagina e magari avete combinato, che ne so, la home page con una variante interna e una sidebar tutta vostra. È facilissimo, credetemi. Se ve lo dico è perché è veramente così. Andiamo avanti. È un po' lungo da spiegare, però ve lo spiegherò in un webinar dedicato perché è veramente una sciocchezza. Cioè, quando vi dimostrerò che cosa sono il tema child, come si usa, e la variante del tema, vi metterete a ridere, ve lo assicuro. Strumenti essenziali. Allora, cosa ci serve per iniziare? E qui iniziamo a distribuire qualche link. Allora, premesso che, come vi ho detto anche in questo caso tante tante volte, l'ultima delle cose che dovete fare è eventualmente andare a installare il tema, la vostra installazione di WordPress, direttamente nello spazio web del cliente. È sconsigliato perché? Perché magari nelle fasi iniziali, anche se effettivamente abbiamo già progettato il nostro sito su carta, non è escluso il fatto che dobbiamo installare o disinstallare qualche cosa o facendo delle prove magari che si vada a sporcare il database. Sapendo quello che vi ho detto prima, è meglio ottimizzare il lavoro e quindi prepararci prima. La cosa che vi ho sempre consigliato di fare è quella di utilizzare un programma, un software o altri strumenti che ci permettano di creare, magari in locale, una versione di WordPress già pronta per l'uso. E vi passo quattro link utili. Il primo, Bitnami. Ora vi metto i link nella chat, se non dovessero funzionare fate il copia e incolla del link, perché ogni tanto i link non so perché non prendono nella chat. Bitnami, come abbiamo visto più volte, è un attimo che... Ecco fatto, mi è partita il canale sbagliato. Ok, allora dicevo, Bitnami è in pratica uno dei software più semplici da utilizzare in questo contesto. Che cosa ci permette di fare Bitnami? Se ci cliccate sopra troverete tante icone, tanti loghi piuttosto conosciuti. Bitnami vi permette di scaricare un installer, sia per Mac che per Windows che per Linux, che automaticamente crea una sorta di internet virtuale sul vostro computer, all'interno del quale potete installare, vi trovate già pronta per l'uso, una versione di WordPress se avete scaricato il file dedicato a WordPress. E lì è un po', Silvia, è un po' più tosta la questione. Questo poi, di queste cose ne parliamo nel webinar più tecnico, perché lì entriamo proprio anche nella gestione MySQL, quindi è un po'... ci sono dei tool, ma è una questione un po' più complessa. E allora, seguitemi un attimo. Dicevo, scaricando questo applicativo, scegliendo il software che volete, come vedete avete anche Joomla, Drupal, MediaWiki, avete per esempio
PHPBB, avete Moodle, avete quello che volete. Lo lanciate come un software qualsiasi. Sì, Cosimo. Allora, dicevo, per iniziare a fare i propri test su un sito o anche solo per esercitarsi o provare un nuovo plugin, ciao Valeria, o provare un nuovo plugin, il mio consiglio è di installare sul vostro computer in locale un tool, un software, uno strumento che vi permetta di simulare il web, all'interno del quale installare il vostro WordPress e divertirvi un po'. Il primo e il più semplice di tutti, quello che ci permette comunque in rapidità di testare magari un plugin di cui non siamo sicuri, è proprio Bitnami. Bitnami, all'interno di quel link che vi ho dato, che cosa fa? Bitnami ci permette di scaricare un softwareino e un eseguibile vero e proprio che contiene già l'installazione del software che vogliamo. In quella pagina, come vi dicevo, trovate WordPress, Joomla, PHPBB, tutto quello che volete. Lanciate l'installer, automaticamente vi troverete di fronte una versione in locale di WordPress che potete distruggere e macinare in 100 modi diversi. Ovviamente ci sono anche lì, cioè è possibile anche lì approfondire un po', magari scoprire come utilizzarlo in maniera avanzata. Però per un utilizzo, sì, assolutamente sì, Carlo, per un utilizzo rapido, secondo me è l'ideale. Non vi nascondo che io stesso, quando ad esempio non sono magari davanti alla mia macchina di lavoro principale, al mio Mac principale, se magari devo testare una cosa al volo, vado automaticamente ad installare Bitnami, provo quel plugin, magari. Addirittura in certi casi mi faccio una copia campione del sito che ho online, lo installo all'interno, questa copia campione la installo all'interno di Bitnami, dopodiché ci vado a installare un plugin e cerco di vedere che effetto fa. Cioè, sulla copia del tema originale voglio andare a vedere che succede se io metto quel plugin. È un'attività che una volta che ci prendete la mano vi richiederà un'ora, non di più, proprio a tenermi largo, però vi garantisce la possibilità di essere certi con un certo margine di sicurezza che quel plugin nuovo che avete trovato, installato in quel sistema dove c'è un certo tema, non vi creerà grossi problemi, quindi lo potete installare con maggiore sicurezza dopo aver fatto le dovute copie di backup. Ok? Alternativa a Bitnami ci sono ovviamente tutta quella serie di software che gli sviluppatori di siti web utilizzano. Per esempio, c'è il famoso XAMPP. XAMPP, eccolo qui. E il classico tool, adesso non sto qui a spiegarvelo perché sono lunghi, questi poi li vedremo magari a livello tecnico. XAMPP, MAMP oppure EasyPHP e 100 altri, eccoli qui, sono dei software che in pratica costruiscono una versione virtuale del web all'interno del vostro computer. Solitamente chi sviluppa tanti siti li sviluppa prima in locale con questi tool e poi magari li riporta all'interno di un dominio web con un certo tipo di tool che tra poco vediamo. Qual è la comodità? La comodità sta nel fatto che in locale, innanzitutto, qualunque casino faccio, lo posso sempre riprendere e recuperare. Posso massacrare la mia installazione senza grossi problemi e soprattutto è tutto più rapido e veloce, quindi non dovrò stare magari ai tempi del web, non rischierò magari di andare a bruciare qualche parametro. Insomma, in sintesi, sono solo vantaggi nel momento in cui si utilizzano. Ora, XAMPP e MAMP, ci sono anche per me. Per Mac, EasyPHP lo utilizzavo quando utilizzavo Windows, quando avevo diciamo macchine Windows e mi ci trovavo anche piuttosto bene, devo dire. Però adesso, non, siccome è un po' che non lo uso, se devo essere sincero, non so a livello qualitativo come stia messo, però alcuni mi hanno detto che è ancora valido, quindi ho pensato di inserirlo nella nostra lista. Ovviamente, a parte questi software, cosa ci serve? Sicuramente ci serve un software di editing di codice. Io personalmente, avendo la licenza Dreamweaver, utilizzo Dreamweaver, ma chiunque di voi può utilizzare per assurdo anche il blocco note di Windows. Però ovviamente esistono tanti programmi gratuiti. Io ho Dreamweaver. Esistono tanti programmi gratuiti che vi permettono di intervenire all'interno delle pagine. Questo perché, anche se non siamo programmatori, quando prima dicevo che è importante conoscere la piattaforma, quello che intendevo era anche aver cognizione di causa quando si parla di struttura di WordPress, capire dove si mettono le mani, come si fa a modificare un parametro, eccetera, eccetera. Aracnofilia, c'è Aptana, per esempio. Aptana è pesantino, però è la cosa che personalmente reputo più vicina, eccolo qua, Aptana Studio. Aspettate che vi do il link. Aptana, per esempio, è la cosa più simile a Dreamweaver ed è completamente gratuito. Un attimo, vi do il link diretto. Ok, dovrebbe essere Aptana Studio, perché a suo tempo c'erano due prodotti simili. Dovrebbe essere proprio Aptana Studio che vi compare in home page.
Ma ce ne sono tanti altri. Io personalmente consiglio, se avete Dreamweaver, di utilizzare Dreamweaver. Sapete perché? Perché Dreamweaver ha una cosetta che mi aiuta tantissimo, cioè vi consente di sincronizzare eventualmente i file che avete in locale con i file che avete sul sito. Non è comodo per spostare necessariamente l'intero sito se non siete pratici, però ad esempio se non siete sicuri del modo in cui funziona, magari potreste decidere di sincronizzare tramite Dreamweaver la cartella del template in locale e quella online. A quale scopo? Così facendo, una volta che gli dite a Dreamweaver fai finta di essere un FTP e collegati a quella cartella, lavorate in pratica sul template quasi in tempo reale, quindi se fate una modifica la vedete direttamente applicata sul sito, cosa che ovviamente vi evita di dover andare a caricare il file via FTP, aggiornare la pagina e così via. Quindi questa può essere una motivazione. Poi ovviamente Dreamweaver vi offre 100 motivi diversi per utilizzarlo, anche se i puristi della programmazione mi staccherebbero il collo per aver detto questa cosa. E invece parliamo un attimino, ovviamente a parte di software di editing, vi servono software di come i gestori di FTP, è chiaro, ma voglio dire comunque queste cose ce le siamo già dette, ci sono anche negli altri webinar già fatti, quindi vi invito eventualmente a recuperarli se volete scendere nel dettaglio. Parliamo invece di temi e plugin. Vi ho già detto tante volte che quando si acquista un tema e un plugin è chiaro che bisogna essere sicuri di quanto vi ho detto prima, che temi e plugin siano aggiornati, che siano stati utilizzati da un certo numero di utenti, il che mi dà eventualmente un margine di sicurezza per essere quasi certo del fatto che non avrò davanti uno strumento che deve essere testato, giusto. Ma sto parlando di uno strumento che è stato già provato da tanti utenti e bene o male immagino che abbia risolto i suoi bug. Se vogliamo essere sicuri, diamo sempre un'occhiata ai commenti e una cosa che dico spesso è cerchiamo di crearci mentalmente il nostro rapporto tra numero di acquisti, numero di commenti positivi e data di lancio del tema. Variando questi parametri, facilmente imparerete a individuare un tema valido velocemente. Questo perché un tema, per esempio, appena uscito, che ha 1 milione di commenti, in qualche modo mi desta qualche preoccupazione. Un tema, per esempio, che ha una lunga vita, migliaia di acquisti e migliaia di commenti, ha un buon rapporto perché migliaia di acquisti uguale migliaia di commenti ci sta. Il tema magari è stato sviluppato nel corso degli ultimi 2 anni, mi basta leggere gli ultimi commenti, oppure, se siete un po' più pratici, quando andate su Theme Forest, per esempio, a scegliere un vostro tema, per chi non lo sapesse, Theme Forest è questo, è il mio canale preferito per l'acquisto dei temi, anche se non è l'unico, eccolo qua. Quando andate ad acquistare un tema e lo scegliete all'interno di questo portale, verificate ad esempio la lista di fix bug e di aggiornamenti che l'autore del tema pubblica sulla pagina. Se per esempio l'autore negli ultimi 6 mesi ha pubblicato un nuovo tema e lo ha già corretto 20 volte, non è detto che il tema sia poco valido, però io magari un po' di attenzione ce la farei, ok? Sulla scelta del tema, fra l'altro, come dicevo prima, magari uno si butta sugli ultimi temi. Io invece ho un approccio radicalmente diverso che solitamente ignoro in altri contesti quando parliamo di file, di foto, eccetera, cioè quello di scegliere i temi più famosi o più acquistati. Vi ho detto tante volte, quando devo cercare una foto su Fotolia, la prima cosa che faccio è cercare l'originalità, non la foto più acquistata. Riguardo i temi, invece, il mio approccio è diverso. Se andate per esempio sul link che vi ho appena passato e andate alla vocina WordPress, il menu a tendina vi tirerà fuori un link che riporta la dicitura popular item, che sarebbe questo che vi sto passando adesso. Cioè link popolari, temi popolari. Questi temi sono ovviamente i temi più scelti, più acquistati durante l'ultima settimana. Se andiamo a vedere il numero di acquisto, le stelline, le valutazioni e tutto il resto, probabilmente scopriremo che per avvicinarci al tema ideale più sicuro ci conviene partire da uno di questi temi. Altro trucco del mestiere importante. Dentro questa lista, abituatevi a segnarvi gli studios o gli sviluppatori migliori. Mi spiego meglio. Gira che ti rigira, ci sono all'interno di Theme Forest una serie di autori che sfornano costantemente ottimi temi e sono tra quelli che vendono di più. Vi ho già spiegato in passato che ci guadagnano una barca di soldi, quindi sono ben motivati in questo senso. Avere a che fare però con autori sicuri, tra
tra virgolette, cioè autori che sviluppano bei temi, ci mette in condizioni magari di seguirli man mano che tirano fuori altri temi. È molto più a rischio un autore del circuito invato che ha sviluppato tre temi in croce. Normalmente la maggior parte degli autori produce diversi temi, magari non è che ne ha sviluppati 20, 30, assolutamente, anche una decina possono andare bene, anche 5 o 6, se sono i temi, per esempio, come posso dire, più cliccati. Alessio ci ricorda che esistono anche le liste top author. Questi sono comunque anche da seguire e da vagliare, proprio perché ci offrono uno spaccato della qualità che possiamo trovare all'interno del network, mentre è molto più facile adocchiare un tema fighissimo che, per carità, fino a quel momento ha funzionato benissimo, ma poi scopriamo che lo sviluppatore ha fatto quel tema e solo altri due temi, che magari non aggiorna da un sacco di tempo. Questa cosa mi è capitata, Ottimo tema, lo acquistiamo, sembrava aggiornato, da un certo punto in poi, dopo un paio di mesi che l'abbiamo acquistato, WordPress andava avanti e l'autore restava immobile. I commenti si facevano sentire e lui ogni tanto rispondeva così così. Aveva fatto altri due temi, e un plugin se non sbaglio, vado a vedere gli altri temi e comincio a notare che i due temi precedenti, pur avendo tanti commenti e tanti acquisti, praticamente non erano aggiornati dalla versione 3.4 di WordPress. Mi sono un attimino insospettito e infatti il tempo è passato e quel tema è rimasto lì. Perché? Perché gli sviluppatori magari hanno trovato un altro lavoro, si sono interessati a un altro progetto, sono morti, se ne sono fregati del loro progetto. Quindi non è garanzia avere a che fare comunque con un tema acquistato in un qualunque store, non solo su Envato. Lavorare invece con un autore che lo fa per professione, quella di sfornare temi perché sa quanto ci guadagna, non ci mette al sicuro in senso assoluto, ma ci aiuta eventualmente a avvicinarci ad una soluzione che abbia una sua continuità. Ok? Riguardo i plugin, idem con patate. Ah, una cosa importante sui temi. Ho notato che, per esempio, molti temi oggigiorno effettivamente alcune volte spuntano fuori nel circuito di Envato dei temi un po' particolari, pazzerielli. Questo tema poi lo affronteremo un attimino in un'altra slide, però il concetto è questo. L'aspetto estetico e funzionale conta, quindi non fatevi affascinare dalla funzionalità spaziale di ultima generazione. Vi dovete ricordare, ciao Danilo, dovete ricordarvi che c'è sempre il rischio sui nuovi modelli che qualcosa non vada, o che magari il sito sia talmente ricco di script e di plugin che alla fine della fiera neanche funziona bene. Quindi valutate anche il fatto che l'innovazione, quando viene tirata fuori, può portarsi dietro una serie di problemi, quindi attenzione nelle scelte che andate a fare. Invece parliamo un attimino di una questione più interessante, e di nuovo armatevi di link, di penna e calamaro, così vi segnate qualche link. Di plugin Flavio, a me è capitato di vedere un tema e dopo due giorni, quando sono andato a comprarlo, non c'era più. Perché? Allora, solitamente i motivi sono due. Come dicevo prima, o è stato acquistato da qualcuno che ha deciso che quel tema lo voleva solo lui, capita, oppure è stato ritirato dall'autore perché ha scoperto una serie di bug. Nel secondo caso, dopo un certo lasso di tempo, può tornare sul circuito Envato. Plastic Theory, il magazine che ho lanciato, che adesso rilancerò, si è fermato 2-3 mesi perché mentre aggiornavo il tema è stato ritirato dal circuito Envato. Pensavo lo avessero acquistato e già mi stavo premunendo per cambiargli tema. In realtà, dopo un mesetto, è tornato sullo store Envato. Evidentemente l'autore si è accorto che effettivamente c'era qualche bug, lo ha voluto ritirare temporaneamente a furia di lamentele altrui e lo ha poi rimesso su pista. Un annetto fa mi successe la stessa cosa, con un tema dove sono stato dietro l'autore per mesi sul suo forum, dicendogli, spiegandogli qual era il bug, gli ho mandato gli screenshot e tutto il resto. Questo tizio praticamente mi ha ignorato per un bel po' di tempo. Nel frattempo nel forum montavano le polemiche per quelli e altri bug. A un certo punto sto tizio se ne è fregato, ha ritirato il suo tema, ci avrà lavorato, eccetera, e dopo un paio di mesi l'ha rimesso nell'IR. Ok? Quindi diciamo anche quella non è una certezza assoluta. Ok? E se l'hai trovato su altri siti, diciamo dipende da che siti l'hai trovato, perché molti autori ormai hanno una sorta di esclusiva con Envato, quindi se lo trovi su altri siti, spesso lo trovi in maniera illecita, quindi fate attenzione comunque a questo genere di operazione. Ok? Lato plugin, come vi dicevo, vi do un piccolo anticipo.
Poi i link e i plugin li vedremo tra poco in massa. Quindi sto per finire la parte teorica, andiamo a vedere un po' di link tra poco. Stavo dicendo, lato plugin, tutto quello che ci siamo detti sui temi conta anche per i plugin. Essere aggiornati, fare attenzione a quell'autore che pubblica una serie di plugin in rilievo. Chi pubblica su Envato il suo tema non può pubblicarlo su altri market. Io non ho la certezza perché non ho mai pubblicato temi, ma avevo letto qualcosa del genere. Allora, in realtà Cosimo, la licenza io personalmente non la consegno al cliente, me la tengo io la licenza perché sono io che ho acquistato quel bene e l'ho convertito in un servizio. È un po' come se acquisto un tornio e sostanzialmente magari realizzo qualcosa che do in mano al cliente. Ok, l'esempio magari è un po' tirato, però in realtà gli aggiornamenti del tema io solitamente li specifico nel preventivo che fanno parte degli aggiornamenti periodici. Ok? Se diversamente volete dare autonomia al cliente, come capita ovviamente, insomma, io stesso, come faccio spesso anch'io, potete far acquistare direttamente il tema al cliente, il quale poi ovviamente si troverà anche con il tema aggiornato. Dipende da caso in caso. Io non nascondo mai ai miei clienti che prendo i temi su Team Forest, quindi non è che me ne frega niente se vede che costano 55 dollari. Se si lamenta, gli spiego perché non ha pagato un certo sito 9.000 dollari, 9.000 euro, ma l'ha pagato magari 2.000, tanto per dire. Beh, no, vabbè, oddio, ti ripeto, se il cliente, per esempio, cioè magari stai sviluppando il cliente, ma lui ti ha consegnato quel lavoro chiedendo di autonomia, ci sta che glielo fai acquistare a lui, eh? Non è che sia una cosa sbagliata. Di solito però si presuppone che il sito, cioè il bene da sviluppare, lo hai acquistato tu, è un po' la materia vergine che tu hai acquistato, con licenza per esempio d'uso di quel tema, poi glielo vendi, chiaramente se lui vuole si paga gli aggiornamenti, negli aggiornamenti gli andrà ad aggiornare anche il tema, fra l'altro questa cosa lo mette anche al sicuro da sputtanamenti da parte del suo staff interno, come spesso capita, che non sanno magari dove mettere mani. Vabbè, ti dice io lo pago 50 e ne vuoi 2000. Sì, Cosimo, esattamente. E gli devi dire proprio questo. Perché gli devi spiegare che comunque quello che stai prendendo è una tela vergine e dietro c'è tutto il lavoro, la consulenza, l'ingegno, l'idea, la progettazione, il mestiere e tutto il resto. Sì, vai Danilo. Giuseppe, anche perché se progetto un sito da zero è ovvio che non lo pago 1000 euro, esatto. Sì, Danilo, dimmi pure. Se avete qualche domanda sugli argomenti fin qui, dite pure, non è un problema, tanto ci siamo fermati adesso per rispondere ad alcune domande. Danilo, praticamente nel comune dove risiede il comune ha fatto un restyling del portale, sì. In Joomla, ok. Intanto, col vostro permesso, vi faccio una sigaretta. Con un template gratuito, che bella cosa, eh. Ok. Stiamo seguendo il caso studio di Danilo. Si è fatto pagare 4.000 euro più IVA. Allora, entrare nel merito effettivamente nelle note legali è scritto. Vediamo cosa ha scritto nelle note legali. Il template è di loro proprietà. Allora, questa cosa che hanno scritto nelle note legali ovviamente è una sciocchezza e loro non possono assolutamente permettersi di scrivere una cosa del genere a meno che il tema non fosse concesso in uno specifico tipo di licenza, cosa che probabilmente non hanno neanche controllato. Riguardo il costo, non posso criticare o giudicare comunque dall'esterno perché il sito di un comune, magari comunque il sito, la struttura è semplice, ma magari ci hanno lavorato per 6 mesi caricando contenuti, andando ad acquisire contenuti e così via, quindi 4.000 euro ci potrebbe stare. E ti ripeto, giudicare dall'esterno non è mai semplice. Sicuramente è poco elegante scrivere che il tema è loro, perché comunque se vuoi scrivere una cosa del genere, devi scrivere, come ho fatto sul sito dei webinar io, format originale di Tizio, modificato da Caio. Questo template modificato da Caio, cioè da me, mi appartiene. Hanno fatto solo un copia e incolla, sono tutti articoli. E vabbè, ovviamente insomma di furbetti è pieno il mondo e soprattutto in questi casi tra amicizie e parentame trovi comunque di tutto di più. Giuseppe, immagina tutti i consiglieri comunali che chiamano per le modifiche, quindi acquistato da Team Forest e modificato, non puoi giudicare un lavoro da fuori. Esatto, sono d'accordo. Il mio non è modificato, è creato da me. Ottimo Simone, hai fatto una cosa che comunque non tutti si mettono a fare, ben venga. Giuseppe.
Te come i gamer che si lamentano del gioco che dura poco, è vero. No, in effetti comunque do ragione a Giuseppe, come dicevo, dall'esterno giudicare non è mai facile, anche perché mi permetto di spezzare una lancia in favore di questi tizi. Considera che magari quel risultato che tu vedi alla fine non è quello che avevano progettato loro. Chissà quante volte è capitato anche a voi, a noi decine, di sbattervi per fare un progetto grafico di un tipo, poi arriva il cliente che ti dice che lo vuole viola, col cagnolino, i fiorellini in home page. Con tutta la buona volontà, è così. È un po' come oggi con Astrella guardavamo in agenzia il sito di Miley Cyrus, che a vederlo sembra uno sfottò a tutti i web designer. Possibile che effettivamente un'agenzia abbia creato quel sito proprio per quel personaggio così in vista? La prima cosa che mi viene da pensare è che Miley Cyrus, come fanno tanti altri clienti, abbia chiesto proprio lei quel tipo di struttura, quindi tu lo vedi e dici che cagata. Poi magari è stato pagato 20.000 dollari. Il problema è che tu non sai dietro quante ore hanno lavorato prima di arrivare a fare quella schifezza. Quindi è difficile giudicare dall'esterno, eh? Ah, ok, Valeria. Danilo, ma perché scrivere che non dovete copiare un template gratuito? Beh, quella in realtà è una cosa che mi lascia un attimo perplesso e mi incuriosisce anche proprio perché. Evidentemente, la prima cosa che mi viene da pensare a sentire una cosa del genere è che hanno venduto quel tema come loro, magari per giustificare il fatto che gli hanno chiesto 4.000 euro. E quindi lì ovviamente arriva qualche perplessità. Esatto, no, 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 ma ho capito. Io ho voluto, diciamo, esprimere l'intero ragionamento che andrebbe fatto davanti a ogni sito. Quindi questo sicuramente ci lascia quantomeno la pulce nell'orecchio del pensare che gatta ci cova. Ok? Te l'ho detto, Matteo. L'ho visto oggi e non ci volevo credere. Ma io posso pensare che effettivamente chiunque sia l'agenzia che gliel'ha sviluppato, davvero a livello planetario si esponeva a una cosa così tanto ridicola? Non credo. E neanche posso pensare che l'abbia, che lì si sia messo di mezzo il cugino di Miley Cyrus, per dire, il cuginetto di Miley Cyrus. È più facile che effettivamente sia in linea col personaggio, in effetti. È più facile immaginare che per suoi motivi Miley abbia deciso, dice ok, lo voglio così il sito. Quindi magari quelli hanno sviluppato bozze, contro bozze, appuntamenti, grafiche di 100 modi diversi. Alla fine, cosa che capita, ripeto, arriva il cliente e dice no, non mi piace quello che avete fatto, rifacciamolo da zero così, ve lo disegno io. Ma in effetti me lo sono chiesto anch'io, Cosimo, se fosse quello ufficiale, però mi hanno detto che è quello ufficiale, poi non ho controllato, quindi magari non è quello ufficiale. Simo, che cos'è questo link? Ah, lo vedi? Allora abbiamo scoperto l'arcano, quindi non è vero che mi hanno detto che era il sito ufficiale di Miley Cyrus. Beh, comunque è strano che il dominio principale di Miley Cyrus ce l'abbia un pinco pallo che ha fatto quel lavoro. Anche perché se andate a cliccare però su mileycyrus.com, ah, ok, c'è proprio scritto, ti ripeto, l'ho visto passando, quindi oggi pomeriggio, quindi non avevo notato neanche sta cosa. Quindi vabbè, abbiamo scoperto l'arcano, vabbè, però. Sì, è un bel danno d'immagine avere il dominio col proprio nome e cognome da un fan site che fa quelle schifezze. Vabbè, comunque, lasciamo stare, polemica inutile. Altre domande? Ah, guarda, Marco, io in realtà su alcuni siti ho preferito lasciare la 3.7, quelli che mi hanno chiesto l'aggiornamento. Altri siti ho già installato la 3.8. Il sito nuovo dei webinar ho voluto partire dalla 3.8 scegliendo solo roba aggiornata a quell'edizione e ti dico, per adesso sta rispondendo bene ed è anche bello ricco il sito dei webinar, quindi fai conto che ci sto lavorando da 3 mesi, immagina tu cosa cacchio c'è là dentro. E fino adesso ha risposto abbastanza bene, la considero una versione sufficientemente stabile. L'unica cosa che ho notato è che crea conflitto con alcuni plugin della versione 3.7.1, il che è potenzialmente anche normale, per esempio funzionalità che funzionano solo a metà. Quindi fate attenzione se magari volete aggiornare qualcosina. Ovviamente prima mi sono andato a vedere tutti i casi studio, insomma ho letto un po' di note e così via. Allora, sì, in realtà questa slide l'abbiamo già superata, era prima di quella che abbiamo visto poco fa. Semplicemente in questa slide è quello che dicevo prima, cioè alla fine della fiera bisogna comunque capire bene che cosa ci serve. Ah, ecco, una cosa importante, così parliamo dei plugin e vi comincio a passare qualche plugin particolare. Vi stavo dicendo una cosa fondamentale, un trucco del mestiere che in tanti ignorano. Voi tutti sapete, ne abbiamo parlato tante volte, ci ho fatto anche un articolo
sul vecchio sito dei webinar, che troverete di nuovo in quello nuovo, nel nuovo sito, vi ho detto che ci sono dei plugin che sono tra i più scaricati e rappresentano un po' quella che è la dotazione iniziale. Tra un paio di schede andremo a vedere la dotazione classica, giusto per fare il punto della situazione. Ci sono alcuni plugin, però, che non solo sono buoni alla base, ma che hanno tutta una serie di add-on. E Ivo, le dovresti vedere al centro della pagina. Se non le vedi, prova a uscire e rientrare, che le stiamo vedendo davanti al centro della pagina. Dicevo, ci sono alcuni plugin come NextGen Gallery oppure Contact Form 7, che è gratuito, serve a creare i form ed è utilizzato da tantissimi sviluppatori di temi. Ci ritroviamo solitamente nei temi premium questi form piuttosto blandi, dove c'è nome, cognome, messaggio e invia. E in tanti giustamente dicono: ok, ma io voglio fare qualcosa in più. Posso effettivamente utilizzare Contact Form o devo andare a comprarmi un altro plugin? Premesso che, come vi ho detto, per me il miglior gestionale di form rimane Gravity Form, ma ce ne sono altri anche buoni. Però il trucco del mestiere qual è? Andarsi a cercare per tutti quei plugin gratuiti o a pagamento che sono tra i più utilizzati, gli extra dei plugin. Cioè, per ogni plugin esistono un nugolo di altri plugin secondari che si agganciano a questo principale e sono sviluppati proprio intorno a lui. Voglio farvi qualche esempio. Andiamo, per esempio, ecco, vi faccio un bel esempio così ci buttiamo proprio sul tosto. Anzi, no, partiamo da NextGen Gallery, al tosto ci arriviamo. NextGen Gallery, per chi non lo sapesse, ho fatto fatica. Esatto, Silvia, per esempio, l'inserimento della privacy spesso è uno dei punti più rognosi. Con Gravity Form io l'ho risolto al volo, insomma, con i form premium di solito risolvi. Allora, quello che vi ho linkato è il classico plugin NextGen Gallery, che io personalmente trovo estremamente comodo e soprattutto anche ai clienti piace molto. È un ottimo plugin, già dalla base vi permette di sviluppare una serie di funzionalità, inclusa addirittura la limitazione per tipologia di utente, ma ha al suo interno veramente tante opzioni diverse e tante modalità diverse di inserire attraverso uno shortcode e un bottone nella pulsantiera degli articoli la vostra gallery in un qualsiasi punto. NextGen Gallery però e si dota di una serie di extra, che nella maggior parte dei casi sono gratuiti, eccoli qua, che implementano ulteriori funzionalità all'interno del plugin principale. Ok? Io adesso non so, siamo 34 online, la butto lì. Secondo me una decina tra voi conoscevano questi extra, gli altri no. Statisticamente quello che ho notato è che effettivamente un terzo degli utenti conosce questi extra, molti altri no. Sapere dell'esistenza di questi extra ci permette di aggiungere magari quello che ci serviva a NextGen Gallery e che in un altro momento avevamo scartato perché non aveva quella noticina in più, quel servizio in più. Studiandoci bene la lista di feature aggiuntive che possono essere aggregate al plugin principale, non solo avremo a disposizione un ottimo strumento in partenza, ma lo potenzieremo ulteriormente e riusciremo a declinarlo secondo necessità. Idem con patate su Contact Form 7. Contact Form 7, innanzitutto, che è un ottimo strumento, considerando anche che è gratuito, è questo. Ma per Contact Form 7 abbiamo anche dei moduli extra, quindi funzionalità aggiuntive che possiamo integrare. Abbiamo addirittura dei plugin che ci permettono di stilizzarne lo stile estetico con facilità, quindi anziché andare a toccare il CSS, se proprio non riuscite comunque a manipolare il CSS, avete questo tipo di plugin che vi aiuta, fino addirittura ad arrivare a consigli tecnici che trovate facilmente online, come questo. Eccolo qua, un bel link, santo Google, un bel link che ci illustra sette trucchi del mestiere legati a Contact Form. Poi magari a un certo punto vi chiederete: sì, ma porca miseria, però io da Contact Form come faccio a tirarmi fuori i dati facilmente? Premesso che in WordPress di esportatori in CSV e XML ce ne sono diversi, per Contact Form 7 ce n'è uno specifico, eccolo qua. Ovviamente adesso io non ho controllato prima del webinar, per cui è possibile che qualcuno sia fermo alla versione 3.7.1, magari funziona comunque, però voglio dire, posto sempre il controllo della versione, questi add-on nel corso del tempo vi possono dare una mano. Ok? Io vi consiglio sempre di installare versioni parallele, cioè
Contact Form 7 aggiornata alla 3.8.1, fate sì che anche gli extras che andate ad aggiungere siano aggiornati, perché su WordPress, brutta cosa che c'è da sempre, permangono spesso plugin che non sono aggiornati da anni. Non capisco perché non li tolgano. Simo, che cosa serve l'ultimo link? E in pratica esporta i dati raccolti con Contact Form in formato XML, se non ricordo male. Ok? E per darvi modo di capire quanto sia necessario conoscere bene un plugin con tutti i satelliti che ruotano al suo intorno ad esso, vi parlo di WooCommerce. WooCommerce è una figata, come fosse un registro degli utenti. Sì, qualcosa del genere. Dicevo, WooCommerce lo conosciamo tutti, è considerato il migliore o uno dei migliori gestionali di e-commerce dentro WordPress e funziona abbastanza bene, cioè è molto potente, è gratuito e così via. WooCommerce, per chi non lo sapesse, è questo qui. Non si riesco a linkarlo. Eccolo qui. Un attimo che mi è caduta la cenere sulla tastiera. Che miseria. Ok. WooCommerce è questo qui. Poi sappiamo che dal sito del produttore esistono già una serie di extras, i migliori ovviamente sono a pagamento, che implementano le funzionalità di WooCommerce aggiungendo di tutto di più. Potete trasformare WooCommerce in un gestionale online vero e proprio e venderlo come software, come è capitato a noi più volte. Abbiamo venduto diverse versioni di WooCommerce che non erano un e-commerce online, erano un gestionale online che l'azienda utilizzava per i propri agenti commerciali per gestire le merci disponibili, per esempio. Quindi non vendevano, gestivano il catalogo di prodotti con questi tool. Tra gli extra di WooCommerce trovate qualunque cosa possiate immaginare. Anche in questo caso fate sempre attenzione alla data di aggiornamento dei singoli extra, ok? Ma si può andare ancora oltre, perché ovviamente quando un plugin funziona, diversi sviluppatori, magari soddisfando una necessità personale, trasformano quella variante del plugin che hanno creato in un qualcosa da rivendere. Per esempio, se andate all'interno del circuito Envato, guardate questo link. Questo link che vi sto passando consiste, e fate il copia e incolla perché ho notato che lo scrive un po' male, questo link che vi ho appena passato ci mostra tutti i plugin a pagamento legati a WooCommerce disponibili all'interno del circuito Code Canyon. Vi garantisco che al suo interno trovate tante funzionalità particolari che servono a soddisfare necessità di un certo genere. Vi interessa per esempio un servizio particolare di couponing per il vostro sito? Hai mica un plugin per pagine di catalogo da consigliare, tipo con l'ordinamento manuale dei prodotti? Tipo la wishlist, dici Claudio? Una wishlist intendi? Ci sono delle... ok, no, ma guarda, sia su Code... se vai su Code Canyon che ti ho fatto vedere, scrivi Wish WooCommerce, ti escono dei plugin. Ma anche se vai nella directory che ho linkato prima, quelli con gli extra di WooCommerce, ci sono due o tre plugin che sono proprio dedicati alla creazione di una wishlist a vari livelli. Ci sono wishlist che ti informano quando il prodotto è disponibile, quando è stato aggiornato, wishlist che filtrano la newsletter da spedire agli utenti. Ce ne sono comunque di opzioni. Vabbè, questa poi è una richiesta particolare, quindi poi magari se vuoi mi scrivi in privato, magari l'analizziamo un attimino prima di risponderti. Fra l'altro in quel corso dedicato a WordPress che vi ho detto che ci sarà più avanti, quel progetto modulare, lì utilizzeremo quanti più plugin è possibile integrare, proprio per farvi vedere quante cose si possono aggiungere. E di recente con l'amico Giuseppe dell'agenzia Bolitas abbiamo creato un e-commerce che è ricchissimo di funzionalità, che addirittura va a calcolare la spedizione sulla base del peso specificato per ogni elemento. Quindi insomma vi potete realmente divertire. Però il concetto qual è? Se io non conosco questi strumenti, come faccio poi a venderli o a utilizzarli? E per conoscerli non dovete aspettare che arrivi il cliente e vi chieda quella funzionalità. Io personalmente ho due documenti legati a WooCommerce dove ho un centinaio di link che ho recuperato sul web. Sapete che cosa ho fatto? Quando a suo tempo mi serviva una funzionalità di WooCommerce, ho iniziato a catalogarmi
tutti i plugin gratuiti a pagamento che trovavo in rete, tutti. Non solo quelli del circuito principale, cioè del sito di WooCommerce, non solo quelli di Code Canyon, ma addirittura quelli che trovate su Google cercando determinate funzionalità. Ci sono delle agenzie che vi vendono il loro plugin di WooCommerce che magari vi permette di fare delle cose particolari. Li ho canalizzati, li ho divisi per tipo e mi sono reso conto, da un lato, di quello che potevo fare con WooCommerce. Ok? Dall'altro, ho creato comunque una base utile per rispondere a quel cliente che mi dice di progettare un e-commerce di un certo genere. Così so che quelle richieste che il cliente sicuramente andrà a fare potranno essere soddisfatte in un modo o nell'altro. Tra parentesi, sempre ricordandomi che ogni volta che vado a acquistare un plugin, prima di acquistarlo, prima di metterlo nel preventivo, vado a verificare che quella funzionalità sia ancora disponibile. Però bisogna avere coscienza di questi extra prima di andare a proporre qualcosa. Ecco perché è importante stare aggiornati, ogni tanto andarsi a fare un giro all'interno di questi link, di questi siti, di questi marketplace come quello Envato, ok? Fare i webinar, esatto. Ecco, per esempio, tanto per darvi un'idea, su Google spesso trovate link che vi riportano a pagine come questa, guardate. Questo è un articolo pubblicato direttamente dall'azienda che ha sviluppato WooCommerce e che vi offre praticamente 13 plugin, mi sembra, insomma, gratuiti, consigliati per migliorare le prestazioni di WooCommerce. Ovviamente, altra parentesi importante, è chiaro che prima di aver deciso di orientarmi su WooCommerce, avrò scelto un tema che sia eventualmente predisposto per quel tipo di plugin. Ne parleremo tra poco, però ricordatevi che quando scegliete un tema, anche ricco di funzionalità, dovete essere certi che quel tema sia predisposto, per esempio, per quella specifica funzione. Un classico è la predisposizione per il plugin di lingua WPML, ma anche per WooCommerce. Ormai la maggior parte dei temi e-commerce sono predisposti per WooCommerce, quindi andiamo quasi sul sicuro, ma non è detto, quindi facciamoci attenzione. Se domani magari esce un plugin migliore di WooCommerce, come fu all'epoca quando uscì WooCommerce, prima di WooCommerce uno dei migliori plugin era WP Cart o WP E-commerce, come adesso si chiama. La maggior parte dei siti erano sviluppati con quella piattaforma, un'eccellente piattaforma anche quella. Saltò fuori WooCommerce, che aveva applicato dei miglioramenti notevoli rispetto al competitor, e alla fine, in 6 mesi, tutti i temi montavano WooCommerce, ok? Qtranslate è ottimo, però ogni tanto ha delle limitazioni. WPML è molto più flessibile, molto più ordinato e soprattutto ti facilita la vita quando avete contenuti multistrato, multilivello. Dentro Qtranslate, per esempio, puoi spostare il codice che ti serve copiando lo shortcode di Qtranslate. Con WPML invece puoi sincronizzare i menu, le voci, ed è lui che ti verifica, per esempio, se c'è sincronia anche solo nel numero di voci tra un menu in italiano e un in inglese, per esempio. Diciamo che comunque ha tanti tool in più. Voglio dire, se quello è gratuito e WPML è a pagamento, una differenza c'è e non è solo il fatto che ci vogliano speculare. Credetemi. Claudio mi dice, anche io lì, insomma, mi dà problemi con l'ultima versione di WordPress. Allora, attenzione comunque a Qtranslate, perché quando c'è un salto di versione spesso vi crea qualche problema, è capitato pure. Ecco, soprattutto per esempio ci sono degli aspetti del tema grafico che con Qtranslate non riuscite a tradurre, perché se utilizzate i suoi shortcode, per capirci, quelle due parentesi spigolose, il punto esclamativo e così via, e lo andate a inserire nei codici di pagina PHP, spesso non funziona, quindi magari comunque non riuscite a tradurre una voce. Con WPML invece io di solito riesco a tradurre tutto. No, come plugin gratuito, per carità, è fantastico, assolutamente. Cosimo, quindi tu combini un template vetrina e volendo un bottone con un altro template con e-commerce? Sì, esattamente, Cosimo, ma questa è la natura tipica dei temi premium, a parte che lo puoi aggiungere tu in qualunque tipo di installazione, come dici tu, un template vetrina, installando WooCommerce gli aggiungi quel tipo di funzionalità dove ti pare piace. Fra l'altro si porta dietro anche dei widget, quindi puoi integrare all'interno del sito tutto quello che ti serve. Cosa no, Massimo?
Sì, dimmi, dimmi. Che cosa no? No, ti perdono anche se mi contraddico. Ma ti ripeto, io ho provato a tradurre dei temi inserendo il codice nella pagina PHP e non me l'ha tradotto. Poi magari sarò stata una pippa io, che ti devo dire. Però tieni conto che il plugin più utilizzato. Ecco, ti faccio un esempio che secondo me è Super Partes. Mentre se parliamo di form, la maggior parte, la stragrande maggior parte dei temi premium utilizza Contact Form 7. È curioso che nella stragrande maggioranza dei casi tu non trovi nei temi premium Qtranslate, perché effettivamente è un ottimo plugin, però ogni tanto qualche problemuccio lo dà. Quindi probabilmente se gli autori dei temi ti dicono l'ho ottimizzato per WPML, è per stare più sicuri. Ok? D'accordo? Ah, ok, questo non lo sapevo, questo tipo di tips. Però ti ripeto, io personalmente ti dico come strumento, anche per una questione di ordine e di strumentazione aggiuntiva, perché Qtranslate non ha una sincronizzazione ai livelli di quelle di WPML. Io personalmente ho la licenza sviluppatore di WPML, la applico su tutti i siti e vado sul sicuro. Anche in termini di aggiornamento, nel senso che se devo seguire un sito, quantomeno so che con quello vado sul sicuro. Se Qtranslate sbarella, effettivamente finisce lì. Però ripeto, come plugin gratuito per me è il migliore. Nessun dubbio in questo senso. Come logica sì, però è molto più avanzato, è molto più ricco di strumenti e ha molti più, come posso dire, molti più, mi ripeto, strumenti interni di verifica dei contenuti. Ti ripeto, io mi ci trovo molto molto meglio. Il consiglio è di verificare almeno una volta voi stessi, perché magari potreste effettivamente scoprire un qualcosa che vi facilita molto di più il lavoro. Ok? E a pagamento la licenza singola per singolo sito costa, mi pare, 39 dollari. Se prendi quello da sviluppatore ne costa 129, però considera che lo puoi utilizzare su tutti i siti che vuoi, il che significa che quando vai a vendere da quel momento in poi un sito, sai che effettivamente insomma, hai già la licenza pronta, quindi ci guadagni sulla distanza. Beh, tu considerando che comunque lavori con un sito che lav e lavori anche là negli Stati Uniti, dovresti averlo effettivamente il sito in lingua. Ok? Allora, andiamo avanti. Allora, vediamo un attimino insieme la dotazione classica, ma rapidamente, giusto per capirci qual è la differenza con i plugin speciali che adesso vi sparerò a raffica. Allora, ovviamente quando installiamo WordPress, come vi dicevo all'inizio, ci sono sempre una serie di funzionalità che sono mediamente presenti un po' in tutte le installazioni. Per esempio, gli shortcode. Anche se oggi la maggior parte dei temi implementa i suoi shortcode, è facile trovarli all'interno di quei siti i cui temi non prevedevano questa funzionalità. È anche vero che recentemente ho notato che la maggior parte dei temi ormai implementano queste funzionalità degli shortcode, però voglio dire, nell'eventualità possiamo sempre implementare i nostri con un plugin ottimo come quello che vi sto per passare, che a mio avviso comunque è uno veramente dei migliori. Quello che per esempio mi piace di più è Shortcode Ultimate, che ultimamente si è potenziato tantissimo. No, no, non abbiamo finito, Simone, ne ho una marea da passarvi. Però ci arriverò nella prossima slide, credo che sia la prossima. Sì, nella prossima slide vi riempirò di link. Ci sto arrivando in maniera organica, quindi quella era solo una piccola anteprima per motivarvi il concetto di fare attenzione anche a ciò che ruota intorno ai plugin. Allora, dicevo, questo link che vi ho passato si chiama Shortcode Ultimate. Al suo interno ha un meccanismo di anticonflitto con eventuali altri shortcode presenti nel sistema. 9,5 volte su 10 funziona, ogni tanto sbarella su alcuni siti. Quest'ottimo plugin vi permette di implementare nel vostro sito praticamente tutto quello di cui avete bisogno. Se andate a vedere la sezione screenshot, con questo plugin e un pulsante che vi comparirà nella barra degli articoli, potete inserire qualunque cosa, dagli iframe ai video, dalle gallerie agli effetti accordion. Dai media con effetti speciali all'effetto lightbox, a separatori, elenchi, contenuti, tabelle, tutto quello che potete immaginare di cui potreste aver bisogno avviene grazie a questo tipo di strumento. Ok? Poi ovviamente ce ne sono anche tanti altri, per esempio questo non mi ricordo se è aggiornato, aspettate che do un'occhiata se è aggiornato, che
non me l'ero segnato questo di controllarlo. Ecco, questo per esempio non ve lo posso passare perché è fermo alla 3.5x. Vediamo questo Easy Bootstrap Shortcode. Eccolo qua. Questo ad esempio che vi passo è una variante per me meno potente, però diciamo che ha qualche strumentino in più rispetto al primo e qualcosina in meno. Daniele, scusate, ma devo andare. Poi mi guardo. Ah, ok, Daniele. Ci vediamo online. Quindi gli shortcode laddove il nostro tema ne manchi, o per esempio, ecco, ci sono dei temi premium che il tema in sé è bellissimo, ma ha quattro shortcode in croce, uno più brutto dell'altro. E allora comunque prova a mettere quel gestionale di shortcode, cercando ovviamente di assicurarmi che non faccia conflitto, e dopodiché glielo lascio lì. Poi ovviamente abbiamo i plugin di ottimizzazione SEO. Io personalmente utilizzo SEO by Yoast, ma tanti altri utenti, incluso com'è, aspettate, mi sfugge il nome. Porca miseria, il ragazzo che ha fatto i webinar su SEO qui, che è stato un paese. Mannaggia, oddio, come cacchio si chiama? Viene Gaetano, ma non è Gaetano, è con la G, non mi ricordo. Comunque, quel ragazzo esperto di SEO che ha tenuto anche un webinar a suo tempo, che per esempio mi sembra utilizzasse All in One SEO, ma ci sono anche tanti altri. Particolarità anche in quel caso è che, anche rispetto a questi plugin, ci possono essere dei satelliti da aggiungere, ok? Quindi potete tranquillamente andare. Sì, si chiama Gennaro. Gennaro, tu sei. Ah, ok. Sei quel Gennaro lì? Perché anche se mi dici sì, non è che ho modo di sapere se è vero o no. Comunque, se sei quel Gennaro lì. Ah, ok, perfetto. Tu utilizzavi per esempio All in One SEO, se non ricordo male, o Platinum SEO, vabbè, non me lo ricordo comunque. E insomma, ci sono una serie di strumenti che ovviamente ci permettono di ottimizzare l'indicizzazione dell'ottimizzazione delle pagine del nostro sito. E anche lì ci possono essere Platinum. Ah, ok. E adesso sei passato a SEO Ultimate. Posso chiederti perché? Ti trovi semplicemente meglio o hai avuto difficoltà con Platinum, nel senso che Platinum non segue più gli aggiornamenti, ste robe così? Può essere interessante se qualcuno magari preferisce utilizzare. Ah, ok. Ecco, per esempio Gennaro, che a livello professionale si occupa proprio di indicizzazioni e AdWords e compagnia, ci sta dando per esempio la sua opinione. Lui dice: io utilizzavo il Platinum, ci sono comunque degli strumenti in più a mio avviso su SEO Ultimate, per questo ho utilizzato quello. Quindi una persona che già utilizza magari questi strumenti a livello professionale ci sta dando un'ottima dritta. Ok? Qua ci vorrebbe un nuovo webinar su Yoast e All in One. Vabbè, su Yoast ancora tipo dire, All in One lo conosco perché lo utilizzano un paio di miei clienti, ma non a livello ottimale. Però il concetto è effettivamente riuscire in qualche maniera comunque a dotare la nostra installazione di un plugin SEO. Poi strumenti che gestiscono la piattaforma. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio a quegli strumenti che velocizzano WordPress, come il famoso 3D Total Cache, che è uno dei più conosciuti e apprezzati, ma anche strumenti che, per esempio, ci aiutano comunque a gestirne i contenuti. Un esempio su tutti: magari comunque ho bisogno di un gestore di allegati, ho bisogno di un plugin che sviluppi una funzione particolare richiesta dal cliente. Quindi diciamo che comunque ci sono quelle, ecco, l'implementazione, per dire, di un modulo multimediale, di un gestore di slide particolare o un gestore di portfolio. Per esempio, magari, ecco, è capitato a noi di recente. Aspetta, ve lo linko proprio, Silvia. Aspetta. Eccolo qua. Per esempio, questo è il plugin che migliora e velocizza WordPress, ma ce ne sono tanti altri, eh. Poi magari nell'elenco di link che troverete nell'articolo ne vedrete molti di più. Poi vi stavo dicendo una cosa che ci è capitata a noi di recente. Un cliente ci ha chiesto un tema, si era innamorato di un tema, gliel'abbiamo installato. Questo cliente aveva due gallerie diverse da gestire in maniera differente. Una era una galleria di prodotti e l'altra una galleria di realizzazioni. Ora, siccome non voleva le classiche gallerie, ma aveva bisogno proprio di un gestionale a sé stante, alla fine praticamente abbiamo risolto utilizzando da un lato NextGen Gallery, dall'altro un plugin che gestiva appunto il portfolio a sé stante, perché il tema che si era scelto il cliente non prevedeva nulla del genere. E
Per esempio, la gestione di un portfolio interno può avvenire con tanti diversi plugin. Ve ne faccio vedere uno, ma se andate su WordPress e cercate il termine chiave portfolio, ne trovate tantissimi. E allora, esiste l'ottimizzazione Matteo Mobile. Poi per gestire, adesso ve lo passerò tra poco perché c'è una sezione legata al mobile e volevo aggiungere qualche cosina. Anche per parlare del responsive, quindi ti metto in attesa, nell'ultima slide tratteremo un attimino la questione responsive sotto un aspetto diverso. Il link che vi ho appena passato praticamente si riferisce a uno dei tanti plugin che vi costruiscono un portfolio all'interno del vostro sito, perché possono esserci dei temi semplici e carini che però non prevedono quel tipo di gestione. E sappiate che potete tranquillamente utilizzare questo plugin. E magari, come è capitato a noi, abbiamo avuto l'esigenza di installare anche Next Game Gallery per riuscire a soddisfare anche quel tipo di necessità. Gestione utenti. Anche lì, normalmente WordPress sapete che diversifica gli utenti dividendoli da sottoscrittore fino ad amministratore e tutto ciò che c'è in mezzo. Però può capitare che io abbia la necessità di andare comunque a creare delle categorie di utenti diversi e anche lì WordPress vi offre l'imbarazzo della scelta. Quello che a me piace molto e che addirittura noi abbiamo comprato con licenza sviluppatore anche in questo caso, aspettate che ve lo linko, eccolo qua, il plugin S2Member che esiste e funziona in maniera ottimale in versione gratuita. In versione premium vi offre il mondo ed è un plugin che vi permette di creare delle categorie di utenti, ma soprattutto di filtrare i contenuti di un sito sulla base ovviamente della tipologia di utenza e vi dà tantissimi strumenti a disposizione. Vi ripeto, noi stessi abbiamo preso la licenza sviluppatore proprio per utilizzarlo su più siti, visto che tanti clienti maturavano questo tipo di necessità. Ma non è l'unico, cioè voglio dire, senza dover andare su un plugin così complesso, perché in effetti è un po' complesso, per esempio, vediamo se questo plugin è aggiornato, questo è un altro che non mi ricordo se è aggiornato. No, è che infatti questo per esempio non è aggiornato, quindi lo tagliamo. Ah, ecco, vi faccio vedere questo che è un plugin che a me piace moltissimo. Se per esempio avete bisogno di creare, seguitemi un attimo perché questa è simpatica e importante. Avete bisogno per esempio di creare all'interno del sito le classiche aree riservate, dove non ci si riferisce semplicemente alla singola area privata, ma avete bisogno magari di mostrare e nascondere contenuti a seconda del tipo di login che gli utenti hanno fatto. E in quel caso l'autore del sito lascia per esempio le classiche classi di appartenenza degli utenti su WordPress, editore, collaboratore, sottoscrittore, però gli serve un plugin che con semplicità gli permette di nascondere e oscurare dei contenuti senza particolari installazioni invasive. Eccolo qua. Guardate che figata che è questo plugin. Se andate a vedere nelle istruzioni, in pratica montando questo plugin potete utilizzare all'interno delle pagine degli shortcode che in pratica leggono la natura dell'utente. Tutto ciò che è contenuto all'interno degli shortcode viene mostrato nascosto a seconda dei casi. Vi permette addirittura di filtrare comunque questo genere di contenuti e addirittura di offrire un alert nel momento in cui si collega a quella pagina un utente. E gli si vuol dire, Ciccio, guarda che effettivamente tu non puoi leggere il contenuto presente in queste pagine, ok? Questo noi lo utilizziamo spesso, soprattutto in quei casi in cui, nei quali il cliente non è particolarmente ferrato, non gli serve un plugin spaziale, ha solo bisogno di avere delle pagine con una porzione di contenuto nascosto. Con questo plugin vi assicuro che risolverete con estrema facilità. È poco scaricato perché in realtà si limita a quello che vi ho detto. Però io lo utilizzo da un bel pezzo e sinceramente ad oggi non ho avuto mai a che lamentarmi. Poi ovviamente, parlando di utenti, dentro WordPress potete anche gestire gruppi di utenti, creare dei gruppi e sottogruppi di utenti da gestire all'interno. Lì ci potete veramente sbizzarrire. Il termine chiave in questo caso è user group. Se cercate dentro WordPress tra i plugin user group, trovate comunque veramente l'impossibile. Social sharing, anche lì, ovviamente la maggior parte dei temi ormai, dei temi premium, prevede l'integrazione. Sì, Cosimo, aspetta che prima c'era Milena, scusate quanto manca perché devo andare via. Ma guarda, credo che ci fermeremo intorno alle 9 e un quarto, 9 e mezza al massimo.
Non manca moltissimo, però voglio darvi un po' di link. Cosimo, sì, ho gestito un forum in WordPress. In realtà, anche nel vecchio sito dei webinar c'era un forum. I forum, io personalmente mi trovo bene a gestirli con l'ottimo BBPress, che praticamente si chiama così, ed è assolutamente ottimale, soprattutto perché, a differenza di altri plugin un po' più tosti e invasivi, no, BBPress, perché PHPBB è bello, però tieni conto che è una piattaforma con alcune vulnerabilità particolari e soprattutto è un sistema a parte, quindi al massimo lo puoi integrare con un bridge all'interno praticamente di WordPress, però è scomodo. Se ti interessa proprio, infatti, te l'ho detto perché comunque diciamo è pieno di vulnerabilità PHPBB. No, questo BBPress è un plugin, tu lo installi e ti crea una sezione a parte dove c'è un forum, integrato perfettamente all'interno del tuo sito. Ok? Utenti turchi. Mamma dei turchi. Vabbè, cazzata del momento. Claudio, per la registrazione alla newsletter con template in HTML, che plugin suggerisci? Allora, i plugin che suggerisco per le newsletter sono due. Allora, una ottima, ottima veramente, che però in formato gratuito è limitata a 2000 contatti, è questa. Se poi invece vi interessa un bel plugin, un attimo che vado a pescarlo, per la gestione delle newsletter con tanti add-on che hanno un costo, perché il plugin è gratuito e non ha nemmeno grosse limitazioni. Oh, porca miseria, che non è aggiornato, guarda tu. Vabbè, comunque penso che lo aggiorneranno a breve. La variante di cui vi stavo parlando è questa, il cui autore all'interno del suo sito vi offre una marea di varianti e di add-ons per questo plugin molto interessanti. Secondo me lo aggiornerà perché comunque ha quasi 900.000 download, quindi è suo interesse. Marco, ma quando acquisto un plugin o tema posso usarlo su tutti i siti futuri che creerò? No, assolutamente no, Marco. Ricordatevi, anzi, grazie di avermelo ricordato di questa cosa. Claudio, io utilizzerei Wisia. Ti dico, se hai sotto i 2000 contatti, ma fai conto che io personalmente addirittura acquisterò la Pro per gestire i 6000 contatti dei webinar. Quindi. Allora, Marco, vale per tutti. Importante, quando acquistate un tema, la licenza è associata a solo e esclusivamente a un sito web. Se lo dovete associare ad un altro sito web, lo dovete per forza ricomprare. Anche perché adesso che si è, e lo stesso vale per i plugin, anche perché adesso che praticamente ci sono i sistemi di autoaggiornamento, cosa che per i plugin c'era da sempre, ogni volta che attivate un plugin su un sito, vi viene richiesta la licenza, ok? Quindi, se voi la licenza non l'avete acquistata o è uguale a quella di un altro sito, automaticamente su uno dei due siti non si aggiornerà più. Quindi comunque siete per forza obbligati ad acquistarla. Poi voglio dire, se ci pensate un attimo, se con 55 dollari potessi acquistare un tema e utilizzarlo all'infinito, chiaramente comunque sarebbe la convenienza più bella del mondo, ma andrebbe a scapito dell'autore, ok? Però ci sono, soprattutto per i plugin, ma capita anche per i temi, ci sono alle volte delle licenze sviluppatore, come quella che vi dicevo prima per WPML o per SQ Member. Che costano un po' di più, però in realtà in proporzione sono estremamente convenienti. Per esempio, Gravity Form vi costa la versione sviluppatore, se non ricordo male, 120 dollari, una cosa del genere, 130 dollari, una cosa del genere, però lo potete utilizzare su tutti i siti che volete. WPML, la versione per singolo sito, ne costa 39. Quella sviluppatore 129 o qualcosa del genere, quindi lo posso utilizzare su quanti siti voglio e rivenderlo n volte, ok? Quindi bisogna capire se e quanto voi avete l'esigenza, quante volte avete l'esigenza di sviluppare, di sfruttare un certo plugin. Cosimo, quando il plugin è collegato al sito. Quando il plugin è collegato al sito. Che intendi, Cosimo? Che vuol dire quando il plugin è collegato al sito? Quando è dato con il tema? Intendi questo? Quando compri un tema e quel plugin te lo ritrovi dentro? Quindi il plugin è collegato. Ah, quindi il plugin è collegato al sito. Beh, sì, il plugin aggiunge funzionalità al tuo sito. E poi dipende da te capire quanto vuoi eventualmente che quel plugin sia visibile, nascosto o integrato con tutte le altre funzionalità. Marco, WPML mi sa che non hanno licenze per un solo sito, è sempre per siti limitati. No, come no? WPML no. A meno che non l'abbiano passato di recente, perché guarda, fai conto che io la prima volta lo acquistai un anno e mezzo fa. No, ecco, oddio. 29 dollari, 79 dollari. Oh, guarda, hanno cambiato la licenza. No, guarda, prima ti assicuro che non era così perché mi ricordo di averlo acquistato
per un singolo cliente. Poi mi è piaciuto e allora abbiamo preso la licenza sviluppatore. È curiosa questa cosa che abbiano messo adesso. Probabilmente si sono accorti che effettivamente la gente poi lo utilizzava e riutilizzava. Quindi, boh. Per usarlo su altri siti come... No, e appunto dicevo Cosimo, non lo puoi utilizzare su altri siti, perché se avete lo stesso plugin con una sola licenza montati su due siti e hai inserito la licenza su tutti e due i siti, in uno dei due il plugin stesso ti dirà che la licenza è già scaduta, cioè è utilizzata da qualcun altro. Sì, adesso ho visto Giuseppe che cambiano gli aggiornamenti, che è una cosa comunque importante, però ti ripeto, quando l'abbiamo presa la prima volta era un solo sito, single site. Oh, magari mi ricordo male io, cioè, a furia di acquistare ben 100 plugin, capirà, quindi magari mi sto sbagliando e avrò letto male, che ne so. Simo, scusa, la domanda mi era assente, ma per le newsletter ne ho visti due. Allora, per me il migliore resta Wisia, perché comunque ha un'interfaccia molto più semplice da capire anche lato utente, molto più rapido. Il lato negativo di Wisia, ciao Cosimo, il lato negativo di Wisia è che, a parte che adesso ha cambiato nome, fra l'altro, il lato negativo di Wisia è che è limitato a 2000 contatti. Però se paghi ovviamente non hai più limitazioni e hai anche dei tool aggiuntivi. Newsletter, che adesso l'altro plugin che attualmente mi pare che non sia, abbiamo visto insieme che è fermo alla 371. Secondo me lo aggiorneranno, però è un ottimo gestionale e in linea di massima di base ha un po' più funzionalità rispetto a Wisia. Se vuoi implementarlo, ci sono degli ottimi add-on che l'autore stesso ti fornisce, che però hanno un costo di 15-20 dollari ciascuno, una cosa del genere. Non sono comunque costosi. A livello di social sharing, dicevamo idem con patate. Quando acquistiamo un tema, ormai è normale trovarsi all'interno dei plugin di social sharing, però nessuno ci vieta, per esempio, di integrare delle funzionalità, finisco un attimino Lisa e ti leggo, nessuno ci vieta di integrare delle funzionalità che per esempio traducano lo streaming dai social verso il sito, per esempio, oppure che magari ci permettano di creare delle inclusioni all'interno del sito più specifiche, che ne so, add-on di Pinterest, add-on di Tumblr, anche se Pinterest adesso con i profili business c'ha i suoi widget, insomma, ci si può giocare. Anche a livello di social sharing, alle volte aggiungere un qualche cosina di specifico ci può essere utile. A livello di social sharing, per esempio, un'aggiunta interessante può essere il pay per click. Clicca, condividi e quindi praticamente vai a scaricarti l'allegato o visualizza la pagina del mio sito. Quindi quando parlo di social sharing mi riferisco a tutte queste funzionalità. Queste funzionalità esistono, però vale la logica che vi ho detto prima, cioè per avere idea di come progettare un sito alla base, devo avere coscienza di tutte le potenzialità che la piattaforma mi offre, per cui non dovete mai aspettare che arrivi il cliente con la richiesta X per scoprire se quella cosa è fattibile o meno. Io passo giornate intere all'interno, per esempio, del network e vado, e non solo, anche su Google, su Mashable e compagnia, a verificare se, per esempio, ci sono degli ottimi plugin che fanno qualcosa di particolare, di sui generis, ok? Di sui generis, forse manco si può dire, vabbè, di qualcosa sui generis, senza il D, ok? Lisa, alcuni dicono che è sempre sconsigliato inviare newsletter al sito perché Google potrebbe pensare di bannarti l'IP, che ne pensi? Beh, in linea di massima sono d'accordo, anche perché nel momento in cui non sappiamo gestire bene bene l'invio da parte del nostro sito, c'è il rischio che effettivamente magari spariamo troppe email insieme e non ci rendiamo conto del rischio che corriamo. È vero questo rischio, è assolutamente vero. Diciamo che in linea di massima io personalmente, per esempio, all'interno praticamente del sito dei webinar, non mando mai le email direttamente dal sito, anche se ho un server, diciamo, già predisposto per la gestione dell'invio delle email. Quindi io dentro Wisia ho configurato comunque tutta una serie di parametri affinché non spari più di un certo numero di email per volta, ma il rischio resta. Ecco perché, come vi ho consigliato nel webinar di email marketing, noi utilizziamo un software che si chiama MaxBulker che ci permette di inviare direttamente dal server, quindi a parte, tutte le mail che vogliamo e soprattutto di darci eventualmente un report nel caso in cui gli indirizzi che abbiamo creano problemi senza che ce ne accorgiamo. Esatto, possiamo acquistare SMTP dedicati, ci sono tanti trucchi. Ciao Milena, a te, al prossimo. E dicevo, ci sono comunque SMTP dedicati, server dedicati, servizi dedicati, insomma, lì possiamo veramente divertirci. Dipende ovviamente dal flusso comunque che abbiamo all'interno del sito. È chiaro, se
Un blog medio solitamente ha una newsletter che oscilla tra i 200 e i 3000 iscritti di media. Poi ovviamente ci sono siti che hanno centinaia di migliaia di iscritti, decine di migliaia di iscritti, arrivano a 9000 iscritti, 10000 iscritti, dipende. Ok? Infine, nei classici strumenti dedicati a WordPress ci sono quelli legati alla manutenzione. Manutenzione che non si riferisce solo al backup, ma anche, per esempio, a tutti quegli, a quella suite di strumenti che ci aiutano a migliorare le sue performance, ad esempio antivirus, antispyware, no, antispyware no, firewall volevo dire, antivirus e firewall, antispam, ottimizzazione per esempio come total cache della velocità del sito, fino ad arrivare anche a quegli strumenti che ci permettono di effettuare le copie di backup del sito nella loro interezza, magari per riversarlo in un altro dominio. Ad esempio, noi quando lavoriamo per un cliente, per cercare di, come posso dire, di assicurarci che il cliente paghi, solitamente i siti li sviluppiamo sul nostro server in una cartella nascosta. Quando il cliente dice sì, paga, ciao Lisa, paga e quindi prendiamo il sito e lo riversiamo all'interno praticamente del suo dominio. Per farlo solitamente, per spostare un sito in WordPress da una parte all'altra, c'è una procedura tecnica che vi ho mostrato in un webinar passato, ma ci sono anche degli ottimi tool come quelli che vi sto passando, che spesso e volentieri ci aiutano nella gestione del travaso dei siti. Ora, prima di passarvi il link, attenzione, perché questi tool non sono universali, cioè non funzionano sempre al 100%. Ad esempio, capita che il plugin non funzioni su quel sito, perché magari ci sono permessi di cartella impostati in una certa maniera, per n motivi. Oppure, per esempio, capita che vi fa anche saltare il sito stesso, perché no? Ecco perché vanno sempre provati e bisogna essere un attimino sicuri di ciò che si fa. Quando installo, per esempio, questi plugin, prima ancora di installarli, mi faccio la copia di backup per essere sicuro che se salta, eventualmente ho le spalle coperte. Ci sono anche ovviamente soluzioni gratuite e soluzioni a pagamento. È chiaro che tra le soluzioni migliori ci sono quelle a pagamento perché vi devono garantire un po' di più rispetto a quelli gratuiti che svolgono il loro compito. Quindi anche in quel caso si torna comunque a parlare di plugin a pagamento. Ve ne do però due che sono gratuiti e io trovo assolutamente ottimi, anche solo per farsi la copia di backup del sito, inclusiva delle cartelle del sito stesso. In realtà sì, Simo, ma come l'ho detto in altri webinar, l'ho accennato anche prima. In effetti, quando sviluppiamo un sito dentro Bitnami, se lo voglio riportare, per esempio, su uno spazio web, posso utilizzare questi tool, perché no? Questi tool, vi ripeto, ecco, questo è il primo, si chiama WP Clone. Questi tool vi permettono di fare una copia al volo del sito e del database. Ho notato che più la cartella del sito è ampia, più è grossa, più difficoltà ha il plugin a funzionare, come è normale aspettarsi. Però diciamo che per siti di medie dimensioni va benissimo. WP Clone, oppure un altro che a me piace da morire, è questo plugin che si chiama Duplicator, che vi permette praticamente di gestire la copia di un sito e riversarla altrove con estrema facilità. Fatemi solo vedere se è proprio il Duplicator che intendo io, che mi è venuto un dubbio. No, infatti non è quello che intendo io. Questo è fermo alla 352. No, no, non cliccate su quel link. Non cliccate su quel link, mi sembrava il link strano. Questo poi lo metto nell'articolo perché si chiama in un'altra maniera. Sì, Flavio, dimmi pure. Sì, in una sottocartella a parte, sul mio server. Poi quando ti paga lo scrivo nel contratto, a pagamento avvenuta, quindi a fattura avvenuta, lo riverso all'interno del suo spazio web entro un certo lasso di tempo, chiaramente scritto nel preventivo. Sì, tutto qui. Può sembrare un doppio lavoro, però in realtà, sai cos'è? È che comunque, e ti espone comunque a dei rischi, perché può capitare che magari lo riversi su uno spazio web e poi non ti funziona. Il problema, sai qual è? È che comunque lo sappiamo benissimo che moltissimi clienti hanno il brutto vizio di non pagare. E ti dirò di più, nonostante applichiamo questa regola, di tanto in tanto, per n motivi, abbiamo lavorato direttamente nello spazio web del cliente e se siamo attaccati, anche adesso di recente. Ok? Quindi andrebbe fatto sempre così.
colpa mia, c'ha ragione Stella, sono stato troppo morbido io e effettivamente se siamo attaccati. No, c'ha ragione, è vero, è stata colpa mia, avrei dovuto comunque, fin dall'inizio comunque, fissarmi su questo passaggio. Vabbè, comunque. Però, diciamo, in linea di massima, quando soprattutto non si conoscono i clienti, amicizia o meno, è meglio effettivamente agire così. Sì, figurati Flavio. Guarda, dovessimo fare così, passerei le mie giornate a fare la posta. Io in una città, Astrella in un'altra. Poi il giorno dopo ci cambiamo città, Astrella in una città e io in un'altra città. Lasciamo stare. Massimo, c'è un plugin che permetta di promuovere il sito automaticamente sui social ogni tot giorni per i clienti che non sanno usare i siti social. Allora, ci sono dei plugin che ti permettono di condividere. Adesso non ce l'ho a portata di mano, ma se me lo chiedi poi su Facebook te lo recupero e lo metto nell'articolo. Però attenzione perché siccome i social ogni tanto variano i permessi interni, non è sempre detto che effettivamente questa cosa funzioni in maniera continuativa, però comunque esiste e viene utilizzato. Non ce l'ho qui a portata di mano, guarda, non mi ricordo se mi dai un secondo, guarda, te lo cerco al volo. Vado su, ecco, così vi mostro anche che cosa intendo con la ricerca. Voglio rispondere a Massimo come se fosse il mio cliente. Vado su Code Canyon e come keyword scelgo social auto e vediamo che cosa esce. Con social auto, guardate cosa esce, esce proprio la risposta a quello che ha detto praticamente Massimo. Per dirvi quanto è semplice comunque alla fine andare a cercare il tutto. E fate il copia e incolla del link. Filtrando sulla destra i risultati, selezionando sulla destra della pagina la voce WordPress, abbiamo tutti i risultati legati a WordPress e ci sono comunque. Ecco, il primo che per esempio mi esce fuori si chiama proprio Social Auto Poster. Adesso lo andiamo a vedere, magari si è aggiornato o meno, ma poi ce ne sono anche altri. Social Auto Poster aggiornato a WordPress 3.7, però è stato aggiornato il 20 gennaio 2014, quindi molto probabilmente è un errore qui dell'etichetta il fatto che non sia aggiornata la 3.8, perché se è stato aggiornato 3 giorni fa, probabilmente va bene anche per la 3.8. Ok? Quindi per dirvi, comunque basta utilizzare i motori di ricerca interni ai marketplace o all'esterno, qualcosa salta sempre fuori. L'unica cosa che dobbiamo capire è se fa ciò che promette. E purtroppo devo dire che alle volte si compra un plugin e non fa ciò che promette. Però proviamoci, vediamo un pochettino. Ok? Tutto chiaro fin qui? Ma tu quando devi scegliere per cosa filtri? Data, rating, allora lo dicevo prima, Simo. Io personalmente, al contrario di quanto faccio su Fotolia, e l'esempio che ho fatto prima, dove scelgo le foto meno battute dagli altri, quando devo scegliere temi e plugin, vado a vedere quante persone lo hanno acquistato e lo hanno valutato positivamente. Per data ogni tanto vado a cercare, sai che cosa? Vado a verificare i nuovi plugin se escono nuove funzionalità. Ma prima di acquistarli vado a verificare se appunto sono stati apprezzati, se hanno utenti che l'hanno acquistato, quanti commenti positivi e negativi ci sono. Però in linea di massima mi fido di più di quelli che sono stati già acquistati e valutati da tanti altri utenti. Ok? Marco, Massimo, conosci il plugin G3 Page Builder? No, non lo conosco. Aspetta che vado a vederlo. È comodo per la creazione delle pagine. Guarda, sulla questione della creazione delle pagine, adesso poi ho altri link, adesso ne parliamo, però voglio andare a vedere questo link che mi stai passando. Vediamo un po'. Dixit, no, che cacchio ho copiato? Il tema è un attimo che l'ho copiato forse. Ah no, è giusto il link, ok. Mi esce fuori un tema però, credo che sia Team Forest. È un tema però, non è un plugin. Che un attimo mi è saltata, non so se mi sentite, ma mi è saltata la finestra. Che cacchio? Houston, abbiamo un problema. Oh bella. Che cavolo. Ma porca zozza.
Eccomi qua. Welcome to any meeting. Eccomi, mi sentite? It's now unmuted. Ma che cacchio? Welcome to any meeting. Mi sentite? It's now sì, unmuted. No, in realtà non so, cliccando su quel link prima mi appariva schermata vuota. Vabbè, comunque. E allora stavo dicendo chi era Marco che mi ha passato quel link. In realtà quello è un tema, non è un plugin. Ah, ok, tu dici il plugin che ti danno all'interno. Sì, allora, in realtà diciamo che sempre su Code Canyon ne trovi diversi di page builder e ce ne sono anche alcuni carini. E come hai fatto tu, risalendo da alcuni temi, alle volte saltano fuori degli ottimi plugin che servono alla gestione di costruzione di pagina. Visto che parliamo di questo, considerate anche che io, ad esempio, rispetto alla costruzione dei siti, solitamente comunque alle volte cerco di costruirmi io il tema come lo voglio, partendo da sistemi di page building come quello, oppure, adesso ti rispondo Danilo, oppure ad esempio come il Gantry che a me piace molto, insieme a Gantry però ce ne sono tanti altri. Gantry è un plugin di WordPress che praticamente vi costruisce al suo interno un tema responsive ricchissimo di opzioni. La difficoltà dove sta? Nel fatto che ovviamente ve lo dovete costruire voi il tema, cioè si installa in una versione pulita di WordPress e vi mette a disposizione, provatelo, magari provandolo con Bitnami per divertirvi un po', vi assicuro che potete tirare fuori degli ottimi temi, perché al suo interno ha degli slider, ottimizzatori di codice, mi sembra che addirittura sia SEO friendly, quindi comunque è figo, io l'ho utilizzato un paio di volte e non me ne sono assolutamente pentito. In alternativa, per esempio, c'è questo che mi sembra che sia ancora valido. Un attimo, vado a dargli un'occhiata, ma mi pare che sia un ottimo strumento. Ecco, questo per esempio è un tema di quelli che ha al suo interno il page building. Poi c'è anche, vediamo questo che cos'è, e WordPress App Studio, che mi sembra che sia anche questa un'ottima soluzione. Questo per esempio è un'applicazione che ho trovato casualmente, ancora non l'ho provata però, questa applicazione non l'ho provata, e credo che sia una sorta comunque di page building, però per alcune versioni particolari di WordPress. Però mi sa che questi page builder sono incompatibili con altri plugin, perché le pagine sono create col page building. Dipende dal plugin, Marco. Alcune volte alcuni temi che ho comprato avevano il page building dentro e non ho avuto problemi con altri plugin. Dipende probabilmente dall'invasività di page builder. Per esempio invece con Gantry ho notato che alcuni plugin possono avere dei problemi, ma si tratta di plugin che si utilizzano raramente, quindi ecco, per esempio Simone ci ha linkato, la visualizzo qui anch'io così rimane nella registrazione, ci ha linkato la ricerca di page builder all'interno praticamente di Code Canyon e ci offrono tutta una serie di utilità, di strumenti che ci possono aiutare in questo senso. Tra l'altro, detto tra noi, le tante persone che vendono temi dentro Team Forest non fanno altro che mettere assieme una versione di WordPress customizzata in una certa maniera, aggiungono parti di codice prese magari altrove, un po' di grafica e hanno creato il tema. Alla fine comunque è quello che si faceva una volta con i siti in PHP, quando non c'erano i temi eccetera. Io stesso per costruire un sito in PHP non è che mi stavo a scrivere l'intero sito, prendevo per esempio il gestionale di news, il gestionale della riservata, il gestionale del database, li mettevo insieme, amalgamavo i codici e ottenevo il mio risultato. Potreste provarci anche voi a creare una vostra versione customizzata di WordPress. Ovviamente però dovete fare anche attenzione a quale tipo di risorse ci mettete dentro, mi spiego meglio. Non è che potete creare una versione di WordPress con tre plugin che vi sono costati 20 dollari ciascuno e rivenderlo a terzi. In quel caso dovreste comunque eventualmente prendere una licenza da sviluppatore, ecco perché si chiamano così, integrarla all'interno del sito e rivenderla attraverso un certo canale. Ok? Quindi, però voglio dire, anche semplicemente per il vostro diletto o perché lo volete vendere una tantum al cliente, vi comprate quei 3-4 plugin, vi create un vostro format di WordPress,
Quando lo vendete al cliente, vi riprendete quelle 3-4 licenze e le ricomprate per lui e avete comunque ottenuto un ottimo risultato. Vi siete creati il sito come vi pare e piace a voi. Quindi comunque non sono soluzioni da sottovalutare. Anzi, penso che effettivamente ci mettano in condizione di creare qualcosa di più carino e simpatico. Esiste un plugin per gestire un progetto per assegnare più persone a questo progetto? Sì, S2Member è l'ideale, Silvia, quello che ho linkato prima. No, più o meno ho capito. Tieni conto che con S2Member risolvi anche questo problema, perché noi l'abbiamo fatto in passato. È quel plugin che si chiama così. Però ti serve la versione Pro. Visto che parliamo di plugin, sì Danilo, però non mi ricordo più che cos'è che mi hai chiesto. Cos'è che mi hai chiesto? Poi sono caduto e mi sono perso il passaggio. Mi puoi riscrivere la domanda? Aspettiamo un attimino, vediamo Danilo se ci riscrive la domanda. Un ottimo plugin. Ah, è quello che ho citato prima. Allora, ce ne sono in realtà due che sono molto utilizzati. Il primo è quello che ho linkato prima e si chiama, eccolo qua, V3 Total Cache. Eccolo qua, te lo sto linkando adesso. In alternativa, eventualmente c'è, mi sembra che si chiami WordPress Super Cache, che lo utilizzavo fino a prima di prendere questo plugin. Eccolo qua, WordPress Super Cache, che però è fermo alla 3.6.1, quindi non te lo linko. Vediamo se c'è qualcosina di un pochettino migliore. No. Guarda, nell'articolo magari ne aggiungerò qualcuno, perché ne vedo comunque, ce ne sono altri, ma me li devo studiare prima di consigliarteli. Io comunque utilizzo Total Cache, di solito mi ci trovo anche abbastanza bene, figurati. Ok, andiamo avanti. Allora, a questo punto vi linko una Matteo, mi potete dare un parere su questo? Team Forest, Modern Interior Responsive. Guarda, sui temi magari poi vediamo dopo, perché ci vuole un attimino di tempo. Fammi finire questi passaggi, anche perché purtroppo alle 9:30 devo chiudere. Eventualmente, se vuoi, ne parliamo su grafici creativi, pubblicalo e ne discutiamo. Anche perché c'era un'altra cosa che mi avevi chiesto. Ah, era il fatto mobile, adesso ci arriviamo. Allora, tanto per darvi un'idea delle funzionalità particolari che si possono raggiungere, vi linko un po' di risorse carucce, tanto per darvi l'idea delle cose particolari che possiamo ottenere. Quindi preparatevi con il vostro copia appunti. Ad esempio, se vi serve, avete la possibilità di integrare per ogni articolo un allegato a quell'articolo, quindi non un file inserito dal pulsante media, ma proprio un allegato a parte con questo plugin, che è semplice, ve lo ritrovate all'interno della gestione dell'articolo e vi permette, per esempio, all'interno di quell'articolo di mettere l'iconcina di un PDF, tanto per dire, e indicando anche quanto pesa, perché se la vede il sistema, e la allegate a quell'articolo, molto comodo per i comunicati stampa. Anziché copiare il testo all'interno di un articolo, creo il comunicato stampa in PDF e lo allego con questo plugin, che gli mette anche, gli dà una certa evidenza. Oppure, per esempio, vi faccio vedere, ecco, un ottimo gestore per landing page. Vi ho detto tante volte che, per esempio, per il coming soon ci sono dei plugin ottimi, ma anche per la gestione delle landing page ci sono degli ottimi plugin, come quello che vi sto linkando. Queste landing page che vedete addirittura si legano, questo plugin che vi ho appena passato, si lega al tema che voi avete o addirittura se ne separa. Cioè ci sono circa una decina di format diversi e addirittura uno in bianco perché possiate crearvi il vostro, e addirittura al suo interno anche il famoso test A-B che serve a capire, per esempio, come funziona la landing rispetto, diciamo, alla navigazione degli utenti nel momento in cui vanno a visitare quella pagina. Sì, certo, Valeria, saranno tutti quanti nell'articolo. Li sto prendendo a casaccio qualcuno giusto per darvi l'idea. C'è il download manager che ha citato Simone, questo poi lo ritroverete all'interno dei link, se non sbaglio ce l'ho messo pure. Plugin, qualora ci fosse per una landing page Joomla. Questo magari Danilo poi me la chiedi su Facebook, perché non ce l'ho qui a portata di mano. Quindi per esempio le landing page in questo caso hanno un indirizzo che decidete voi, quindi potete creare delle vere e proprie landing page interne a un sito. Esempio pratico, un nostro cliente aveva il suo sito e aveva bisogno di creare delle pagine a sé stanti, non collegate al sito, praticamente dove c'erano le schede dei membri dello staff.
si è creato 4 landing page che ha creato tutte come se fosse una specie di curriculum delle persone. E così in pratica ogni persona aveva il bigliettino da visita, non una pagina del sito ma una landing page a parte, dove c'erano informazioni evidentemente un po' più riservate rispetto al sito che aveva un altro scopo. E il sito lo utilizzavano per fare altro. Con landing page è come se si sono creati un sito e 4 mini siti da una pagina a parte, ok? Sempre collegati chiaramente al dominio. Altra, per esempio, particolarità, vediamo un po'. Ah, guardate questo che carino. Questo è aggiornato alla 3.8. Avete presente quando caricate un'immagine e dovete ricaricarla perché avete fatto qualche modifica e la dovete ricaricare e riassociare il nuovo link nella posizione in cui avevate pubblicato quell'immagine. Anziché rifare tutto il passaggio, ci sono dei tool come questo che vi permettono di sovrascrivere l'immagine nel punto stesso. È come se effettivamente io la stessi aggiornando, quindi senza fare tutto lo sbattimento di andare via FTP con tutte le varie operazioni, perché sapete che WordPress ogni immagine la moltiplica alle varie dimensioni quando la caricate. Con questo tool praticamente nella maggior parte dei casi non è efficace al 100%, ma spesso, quando l'abbiamo provato solo una volta ha dato problemi, vi permette eventualmente di sovrascrivere direttamente dal pannello dei media l'immagine che volete aggiornare. Vi interessa per esempio creare all'interno del vostro sito un sistema? Beh, Giuseppe, in realtà già un ottimo gestore di media è quello nativo, però se cerchi con qualche cosina particolare c'è. Su questo non ho un link da darti perché in realtà ho sempre, insomma, trovato ottima la gestione dei media di WordPress. Poi al limite, se vuoi, insomma, la cerchiamo insieme, vediamo cosa tiriamo fuori. Dicevo, per esempio, volete creare un sistema di affiliazione all'interno del vostro WordPress? E eccolo qua. Oppure vi interessa andare a creare dove diavolo sei? Un attimo che mi sono perso il link, eccolo qua, una directory professionale con link e mappa per ogni azienda che fa parte del vostro network. Quindi volete avere una sezione dove canalizzare le aziende e con un motore di ricerca interno per verificare tutti i punti vendita del brand che state curando? Eccolo qua, si chiama Business Directory e funziona alla grande. Vi interessa, per esempio, state curando il sito di un immobiliare e avete bisogno di un gestionale tosto, ma veramente tosto, per gestire come fa Tecnocasa, per esempio, i suoi annunci e tutto il resto? È un plugin costoso, ma li vale tutti. E molti siti su Team Forest, fra l'altro, sono già orientati a questo software, ok? Vediamo qualche altra spiziosità. Eccolo qua. Qua un'altra cosetta molto carina. Vi capita magari di avere un sito che per qualche strano motivo non implementa i Google Font e quindi comunque non avete la possibilità di andare a modificare il font facilmente se non smanettando nel codice, ma non sapete come fare? C'è il plugin che implementa i Google Font all'interno del vostro sito. Simo, mi hanno chiesto un sito in cui tu puoi entrare solo su invito, conosci questo plugin o cose simili? A parte il fatto che comunque per entrare solo su invito ci sono tanti modi diversi, perché compreso S2Member puoi comunque creare delle sorte di coupon e praticamente, diciamo, gli puoi creare delle aree riservate di questo genere, anche se c'è un po' da smanettarci. Questo plugin non lo conosco, Simo, però è un po' vecchiotto, è fermo alla 3.5.2, quindi insomma io andrei su S2Member decisamente. Ecco, per esempio, non ce l'ho qui, poi lo metterò nei link. Qualche tempo fa, no, sai cos'è che ti serve a te probabilmente? Lo metterò nell'articolo, se non lo metto perché me ne dimentico, ricordamelo, ma l'ho messo, mi sembra dovrei averlo già messo nella bozza dell'articolo. Un mesetto e mezzo fa ci ha contattato un'azienda che doveva fare un'attività di marketing legata a delle cartoline. Avete presente il codice che c'è nelle cartoline che vi arriva per posta? Poi voi andate su un sito, digitate quel codice e accedete a una certa area. Era un motore di costruzione di account, bello complesso, un progetto comunque da 20-30k che purtroppo non si è realizzato, perché chi lo voleva realizzare aveva un budget di 5k. Io gli abbiamo riso in faccia e ce ne siamo andati indietro. Abbiamo trovato per esempio un sistema, abbiamo costruito un intero sistema che era tutto basato su un plugin che gestiva l'attività di couponing, e la logica è la stessa. L'attività di couponing prevede che per accedere a una certa pagina ci sia per esempio un'area nascosta subordinata a un codice. Ma volendo, Simone, quella stessa cosa la puoi raggiungere anche giocando su quel plugin private content e la password di pagina. Ci sono diversi modi per giocarci. Bisogna vedere poi esattamente come è gestito il tutto. Silvia, all'inizio ha parlato di un plugin che funziona come moduli di Joomla per inserire... Ah, brava, giusto. Aspetta che mi pare che si chiami Restricted.
Vediamo se questo. No, aspetta che non mi ricordo com'è che si chiama. Allora, quello che mi ha chiesto Silvia è quel plugin che vi dicevo che ci permette di mostrare o nascondere un widget alla bisogna, cioè a seconda della pagina in cui ci troviamo. E fra l'altro è pure gratuito. Secondo solo che non mi ricordo dove diavolo l'ho messo. Eccolo qua, trovato. Questo io l'ho utilizzato su un paio di siti e sinceramente. Lo so, Giuseppe, sì, paraculi sì. Anche perché la cosa bella, sai qual è? Che questo è il link, intanto Silvia e Simo, il link per organizzare i widget in ogni pagina, ed è molto carino. Rispondo a Giuseppe, ti dirò di più, fai conto che comunque ci hanno chiesto in preventiva a noi, abbiamo chiesto comunque una certa cifra, gli abbiamo anche spiegato che era un progetto a rischio perché loro stessi non avevano idea per bene di come avrebbero gestito il tutto, quindi gli abbiamo fatto una valutazione su, più o meno per sommi capi, e alla fine gli avevamo chiesto comunque, credo, 18K, una cosa del genere. Si sono lamentati che avevano 5-6K al massimo, dopodiché attraverso un contatto interno si sono rivolti a un'altra azienda che gli hanno chiesto 24 e quindi praticamente si sono completamente ritirati, anche perché essendoci di mezzo un amico gli avevo spiegato per filo e per segno perché comunque quello che volevano fare aveva bisogno di un certo tipo di risorse, incluse il server che sostenesse il carico, e hanno desistito. Sì, mo ti scrivo in privato così ti spiego bene, ok? Flavio, non ho capito una cosa. La licenza del tema la deve acquistare il cliente o posso tranquillamente acquistarlo io? Tu la puoi acquistare, gli puoi dare il sito finito, la licenza resta a te ed eventualmente gli aggiornamenti glieli puoi vendere. Oppure puoi far sì che il cliente acquisti la licenza e di conseguenza avrà tutti gli aggiornamenti del tema gratuiti, a patto che se li sappia installare. Ok? Vediamo se c'è qualche altro plugin. Ciao Flavio. Figurati. Siamo qua per questo. Ah, e per esempio c'è. Questo mi sembra che l'hanno aggiornato pure sto plugin. Vediamo. Sì. Per esempio c'è un gestionale che integra le funzionalità di drag and drop all'interno della vostra installazione, che può essere molto carino. Giuseppe, io insieme al sito nel pacchetto inserisco 2 settimane di pulizie e la domenica a pranzo. Ok, Giuseppe. Oppure, che ne so, vi interessa. Giocare per esempio su domande e risposte all'interno del vostro sito. Mannaggia, Chrome che parte da solo. Vi interessa per esempio creare un sistema di question and answer? Eccolo qua. Sì, però parlavamo praticamente di Joomla, nel senso che quel plugin che vi ho linkato poco fa, che funziona sui widget, è in pratica l'equivalente di Joomla e dei moduli di Joomla. Tu i moduli di Joomla decidi in quale pagine devono apparire. Su WordPress, senza quel plugin, puoi decidere se una sidebar appare o no, ma non puoi decidere se il singolo widget di una sidebar debba comparire in tutte le pagine o meno. Con quel plugin puoi decidere che un singolo plugin non compaia in una certa pagina o compaia solo in una o più pagine. È molto comodo, credimi che è molto comodo. Claudio, ti vedo pensieroso. Ti leggo pensieroso. Dimmi tutto. Volendo si possono usare le sidebar personalizzate. Sì, vabbè, però tieni conto che di fatto, diciamo che comunque avendo tempo e budget puoi fare tutto, non hai bisogno di plugin, eccetera. Però è chiaro che comunque a noi interessano spesso funzionalità, soprattutto quando il budget è poco, il cliente è rapido e soprattutto te lo deve gestire lui. Tieni conto che gran parte di queste cose che vi sto mostrando non è che si siano inventate niente di che. È chiaro che WordPress al suo interno prevede tante cose, se no questi plugin non li potevano neanche creare. Il problema non si crea per te che sviluppi il sito. Il problema si crea quando il sito glielo devi dare in gestione al cliente. E lì, ad esempio, che ne so, il gestore di allegati di prima. È chiaro che non è che si sia inventato niente. Potevi utilizzare il pannello media o uno shortcode e farglielo buttare nel mezzo. Ma il cliente, che comunque non ne capisce niente e si deve solo aggiornare gli articoli, gli devi dare uno strumento che ti permetta di facilitargli quel tipo di effetto. Oppure, che ne so, i gestionali di real estate. È chiaro, te lo puoi anche inventare tu, scrivere, modificarne un altro, eccetera. Ma quel tool ti dà già tutto pronto per svolgere quel tipo di compito, ok? Eh sì, di fatto sì, cioè quello il tuo appunto ci sta tutto, chiariamo, cioè è chiaro che comunque per ogni cosa che vi ho dato, ma non è che esiste una sola altra via, ma ne esistono 200. Il problema è sempre quello, bisogna valutare chi abbiamo davanti, in una slide l'ho anche scritto, il budget che abbiamo a disposizione e il tempo che abbiamo a disposizione e soprattutto anche tu ci sei in fondo chi gestirà il sito. Ed è nella parte tra il budget e chi gestirà il sito che lì effettivamente nascono i problemi, perché non so a voi, ma a noi i clienti ci fanno dei problemi,
sul canone di aggiornamento. Cioè la gente ti dice, no, guarda, l'aggiornamento non mi serve. Poi spuntano, come un cliente di recente, dopo un anno, e ti dicono che vogliono aggiornare il sito. Se tu gli dici che gli fai una valutazione di un certo genere, che magari gli dici, cacchio, ti devo aggiornare tutto, devo verificare tutto, reinstallarti tutto e aggiornarti un'intera lingua su tutto il sito, e lo vuoi fare con 100 euro, attaccati. E infatti, è quello che dicevo, Claudio, esattamente quello è il problema. Ma è per questo che infatti noi sostanzialmente alla fine su ogni sito diamo una guida, diamo 1 o 2 ore di assistenza online, quindi formazione online sul sito, perché ormai si sa che il cliente difficilmente ti paga per tenergli aggiornato e pulito il sito. Silvia, mi hanno chiesto un'area riservata per 2 tipi di utenti, agente e rivenditore, dove i rivenditori verranno determinati documenti e agenti. È sempre quello che ti dicevo prima, Silvia, sempre as to member, oppure se ti accontenti, no vabbè, però quello è meglio effettivamente, perché con private content non aggiungi categorie di utenti. Ma ci sono comunque anche dei plugin che gestiscono gruppi di utenti. Guarda, ce n'è uno che non mi ricordo se è aggiornato, ce l'ho qua in lista, te lo dico subito. Roll. Eccolo qua, vediamo se è aggiornato, perché è avendo acquistato la licenza di SG Member, questo è un po' che non lo tocco. No, infatti non è aggiornato. Vediamo se c'ho qualche altra cosa. Ruoli, WordPress plugin restrict access site. Questo probabilmente è quello che diceva prima Simone. Vediamo, no, non è aggiornato. Un po' di questi li devo controllare. Sono a lezione, ci sentiamo dopo. Ciao. Vediamo questo. Bello che nelle registrazioni ogni volta devono uscire fuori tutti questi momenti. Ok, qui su due piedi non ce l'ho. Comunque con SU Member bene o male faccio tutto. Sì, Silvia, ti dicevo, con SU Member bene o male faccio tutto. Compresa questa cosa che dici tu. Quindi secondo me è quello sempre l'ideale. Massimo, visto che siamo in tema e che tornerebbe utile riguardarlo, hai più risolto il problema dell'invio dei video, ad esempio webinar, Creamy Wonderland... in realtà credo di sì, nel senso che ho scoperto che in pratica se io invio dei video, aspetta però non vorrei confondermi, il video era online ma non partiva, non me lo ricordo, scrivimi in privato Alberto per favore, su Facebook è meglio, perché un problema l'ho scoperto su YouTube, che se metto email che non sono di Gmail spesso non arrivano gli invii da YouTube. E Danilo, Silvia chiedeva praticamente la possibilità di gestire 2 gruppi di utenti con aree separate dove poter mettere contenuti diversi e esclusivi, e io queste cose le faccio sempre con SU Member. Ok, allora volevo concludere un attimino con il discorso sul mobile, così faccio anche contento Matteo, che gli avevo promesso insomma che ne avremmo parlato. Allora, quando si parla del problema mobile, in realtà normalmente si è portati a dire che la maggior parte dei temi che prendiamo sono già responsive. Non è così, o meglio, è così, ma non è difficile incappare in temi che in versione responsive hanno qualche bug o qualche problemino. Nella maggior parte dei casi, visto che gestire una funzionalità responsive è veramente semplice, nel senso che a meno che non beccate un tizio come l'ultimo sito che ho fatto, che aveva creato 84 fogli di stili diversi per le versioni responsive, probabilmente immaginava di dover vedere il sito anche in uno schermo di 3 cm quadrati, aveva creato qualcosa come 20-30 fogli di stile diversi, quindi l'aveva organizzati male, nella maggior parte dei casi è facile intervenire. Però ovviamente ci sta di porsi il problema, e se ho bisogno effettivamente di una versione mobile che faccio? Questa domanda me l'hanno fatta qualche giorno fa proprio sulla pagina dei webinar, e io personalmente ho consigliato quello che utilizzo di solito, che è questo plugin. Beh, in realtà Giuseppe, il discorso sai cos'è? È che le app vere e proprie, nella maggior parte dei casi costano un bel po', a meno che non ci si rivolga a Apps Builder o altri tool online che hanno dei costi molto contenuti e si occupano addirittura di pubblicartelo all'interno di alcuni store. Però il problema sai cos'è? Che tu l'app la dovresti creare se hai un flusso di aggiornamenti costante, se non che la crei a fare, neanche per starci dietro. Giustamente contemporaneamente il cliente però dice, ok, ma se qualcuno mi guarda da mobile io voglio che veda determinate cose, come dico io. E con quel plugin WP Touch di solito si risolve. Ma Simo, dipende dall'applicazione. Se l'applicazione è standard, ci sono comunque delle piattaforme online che ti aiutano e fanno un ottimo lavoro.
Se invece l'applicazione è singolare, lì possono spararti cifre di qualunque genere, ma guarda che 8.000 euro è nella media, non è che siano dei costi esorbitanti. Cioè, un'app fatta bene, progettata ad hoc sul cliente, può costare 8.000 euro, ma ne può costare tranquillamente di più, perché stai prendendo un oggetto creato per te. Non è come i siti che tu prendi un template e lo fai. Sì, magari avranno i loro format, ma non è la stessa cosa, quindi ci sta. Ok? Ah, infatti ha detto il più onesto, esatto. Quindi dipende dal tipo di applicazione che si va a fare, però in generale io a molti miei clienti, mi sembrerà strano, ma li faccio desistere semplicemente perché molti vogliono l'app solo perché fa figo. Poi io gli dico: ma quanti aggiornamenti fai tu con il tuo sito? Ne faccio uno, due in un mese, quando effettivamente lo vanno ad aggiornare. Se non hai un sistema editoriale che giustifichi il fatto che tu abbia l'app dedicata, ma che diavolo te la fai fare l'app? Meglio una buona gestione responsive, una versione fatta bene e una tantum, vai. Se poi c'ha proprio la fregola che vuole comunque l'applicazione, chiaramente glielo si dice: guarda, applicazione di un tipo ti costa X, applicazione personalizzata costa Y. Se poi vuoi qualcosa di speciale, ci sono per esempio piattaforme, ecco, come una rivista che ci ha contattato di recente, per esempio ci ha chiesto un preventivo. Noi ci stiamo praticamente sviluppando il preventivo con questa azienda che si chiama Paperlit. Paperlit si occupa praticamente delle applicazioni delle maggiori riviste nazionali. So che costa parecchio, però ti dà una piattaforma spettacolare, cioè una piattaforma editoriale che ti gestisci sui loro server. Ha i suoi costi, però del resto, se tu vuoi creare un magazine e lo vuoi distribuire in formato app, o metti in campo un certo budget economico, o è inutile che ti lanci. L'ho scritto sopra, Carlo, Paperlit. Paperlit. Occhio perché costa, eh. Però vi assicuro che comunque è attendibile. Ma del resto, se guardate i marchi che gestisce, cioè, avete capito di chi sto parlando? Nel senso, sto parlando di un'azienda che fa servizi di lusso. No, lo so, però ti dico, quando vai a fare un preventivo per progetti di questo genere, dovresti andare su queste piattaforme. Il problema però qual è? Il problema è che effettivamente poi il cliente magari non ha il budget adeguato perché pensava, e capita spesso, di crearsi l'app dei sogni con 10K. E che cacchio vuoi fare con 10K l'app dei sogni sfogliabile, scaricabile? E ti porta il caffè, gli aggiornamenti non funziona così. Quindi sulle app è vero che tanti sono orientati al mobile, il problema è che c'è anche tanta tanta confusione. Poi progettare un'app non è che automaticamente significa aver successo, perché tutta l'app è legata alla promozione, si sfocia sui social, il sito promozionale, il sito dietro che eventualmente sviluppa le news, se non c'è la piattaforma, la grafica dell'app, sono tante cose. Esattamente come una volta per i siti e come oggi per le campagne Facebook, ormai tutti fanno app per ogni stronzata e quindi ovviamente è facile che le app non abbiano successo. Quindi secondo me sta bene anche il nostro lavoro è anche consigliare il cliente. No, 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 ok Giuseppe, non è quello, cioè la domanda ci sta tutta, per carità. Ti ripeto, il problema è che poi quando vai da un cliente che ti chiede veramente queste cose, 3 volte su 5 non ha i soldi, un budget in mente adeguato. La quarta volta su 5 vorrebbe spenderli, ma praticamente non ha idea del progetto e non gli serve quello che vuol fare. La quinta volta magari trovi qualcuno che è veramente intenzionato a fare l'app, arriva perché ti chiede quello, e infatti di app in giro ce ne sono tante. Poi riguardo, diciamo, per esempio il fatto del mobile responsive, ci sono anche tante altre cose da dire, quindi anche lì a suo tempo c'era addirittura un gestionale che te lo convertiva per iPad, però in linea di massima quello che ti serve più che altro è, ecco, giusto l'appunto forse di Giuseppe, se non mi ricordo chi è che l'ha detto. Però in effetti a quel punto, se una gestione ottimizzata mobile non ti sta bene, o ti sviluppi la versione mobile del sito, che ovviamente si può anche sviluppare a parte sfruttando la stessa base, o vai direttamente sull'app. Giuseppe, cliente, voglio sito, voglio app, voglio essere il primo su Google, poi quando senti il prezzo, vabbè, vado per il sito. Giuseppe, effettivamente io spesso e volentieri snobbi i siti che dirigono all'app. Ma sì, ma più che altro perché comunque, appunto, cioè, avere un sito che ti dice scaricati l'app, ma se a me mi serve per quei 5 minuti, ma perché me lo devo scaricare? Cioè, la verità è che le app intelligenti, cioè che ti danno quel plus, diciamo all'inglese, quel plus in rilievo, sono molto meno di quelle che si pensi, di quello che non si pensi. Detto questo, ultimo dettaglio: se effettivamente il tema me lo voglio creare io, non c'è solo Country Mobile, me l'ho dimenticato prima di farvelo vedere, ma ci sono tanti strumenti, ve ne faccio vedere uno, ma ce ne sono tanti, che vi mettono a disposizione ciò che si chiama blank theme, cioè un tema bianco da personalizzare.
Questo in HTML5 è quello che comunque personalmente trovo simpatico, ma ce ne sono anche altri, c'è WP Flex, ci sono per esempio dei temi addirittura vuoti ma con licenza, molto interessanti. Sono ai limiti, alcuni sono diciamo completamente bianchi, altri hanno all'interno il concetto di page building, erano questi link che cercavo prima che non trovavo, e sostanzialmente diciamo comunque ci si può giocare veramente in tanti modi. Questi sono comodi perché alla pari di Gantry e di altri framework, tutto sommato vi danno un canovaccio bianco da personalizzare per progetti molto particolari. La testa delle persone l'idea di farsi soldi facili. Esatto, Simo, sì, assolutamente d'accordo. Sì. Allora, detto questo, io purtroppo devo scappare, perdonatemi, ma devo fare una call di lavoro, quindi mi aspetta ancora una chiacchierata. Vi ringrazio di aver partecipato a questo webinar qui stasera. Spero che sia stato utile o quantomeno stimolante in qualche modo per le vostre attività. E vi aspetto poi ovviamente online per i prossimi webinar e per il percorso modulare che riguarderà proprio WordPress. Carlo, seguito con interesse questo video, non solo di utilizzare WordPress, che utilizzo da un paio di anni in giro, comunque ho visto che molte cose sono simili, che faccio cambio. Ma io, Carlo, come ho detto prima, ti direi di testare WordPress magari con Bitnami. Secondo me alla fine cambi. Devo essere sincero. Io ho fatto questo passaggio e questo cambiamento. E il documento con tutti i link, appena apro il sito, Marco, lo trovate sul sito, insieme a tanti altri link presenti, passati e futuri, cioè anche link futuri che tratteremo in altri webinar. E nulla, insomma, vi auguro una buona serata, un buon weekend e ci rivediamo lunedì per chi è interessato a Bianz Network. Dimmi, Danilo. Grazie, Marco. Sì, Giuseppe. A lunedì, Carlo. Danilo, dimmi. Mi vuoi mandare qualche link? In privato su Facebook? Su che cosa? Di plugin in Joomla? E fammi qualche domanda, vediamo se c'ho qualcosina in lista. Se ti serve un plugin specifico, se ce l'ho in lista, magari appena un attimo di tempo ti trovo qualcosa. Però, vi ripeto, ecco, una cosa importante... È una questione di, come posso dire, educazione di se stessi per crescere meglio. Quando io trovo un plugin, lo trovo perché effettivamente vado su Google, io posso indicarvi quello che magari ho utilizzato e che è migliore, ma non è detto che quello che io vi stia indicando sia la soluzione ideale. La cosa che secondo me è il dovere di tutti noi è imparare a filtrare le informazioni che arrivano online, perché dal modo in cui gestiamo le informazioni alla fine possono saltare delle vere chicche che a me magari sono sfuggite, ma chissà quanti plugin ottimi a me sfuggono, ok? Ma quando farai quelli a filone, ci si scrive solo una volta oppure ad ogni lezione? No, ad ogni lezione, Simo. Ok? Comunque, eventualmente scrivimi, ti ripeto, su Facebook, vediamo come posso fare. Però ricordatevi sempre che la rete è sempre veramente la miglior risorsa possibile. Giocate con le keyword e troverete veramente l'oro, ok? Loro nel senso dell'apostrofo, non loro di Odin. Vabbè, la cazzata della sera la dovevo dire. Vabbè, è stato bello, vi ringrazio, vi auguro una buona serata e buon weekend e a presto. Ciao ciao! Your line is now muted. Your line is now muted.